sembravi di un'altra galassia. E potevamo, no, e potevamo, no, poi le spalle bruciano, io ancora i segni tuoi. E potevamo, no, e potevamo, no, poi le spalle bruciano, io ancora i segni tuoi. E sigla! Ultimo giorno di V-Book a Tropea, la nostra perla del Tirreno che ormai è diventata una meta importante anche in tempi di Covid, perché la CNN, l'emittente statunitense di maggior prestigio a livello mondiale, la individua come un luogo sicuro anche in questo periodo di emergenza coronavirus. Un bel regalo di fine anno, inaspettato, non ci aspettavamo proprio questo importante riconoscimento, che comunque è frutto di un grande lavoro che abbiamo fatto da quando ci siamo insediati, che abbiamo portato avanti nel 2020, e parlo, mi riferisco soprattutto all'ingresso, quindi al lavoro svolto per entrare nel club dei borghi più belli d'Italia. Ecco, questo riconoscimento da parte della CNN Travel, del canale Viaggi della CNN, è frutto di questo lavoro in sinergia con il club dei borghi più belli d'Italia. È un attestato a quell'Italia, la piccola Italia, che comunque è capace di essere interessante e di attirare una mole di turismo, di viaggiatori importante in ogni momento dell'anno. Perché Tropea non è più una meta del turismo estivo, ma è una meta da visitare in ogni periodo dell'anno. Questo è esattamente quello che ci siamo proposti. Abbiamo scoperto lo scorso anno, con un piccolo investimento che abbiamo fatto a Natale con le luminarie che abbiamo riproposto quest'anno, che basta poco per dare ad ogni periodo dell'anno, anche quelli che sembravano impossibili da governare dal punto di vista turistico, di dare il loro perché, quindi ecco, aiutare a far conoscere, a presentare una Calabria diversa per quanto riguarda Tropea, un'immagine diversa da quella balneare conosciuta dai più. Ed è storia e cultura, infatti abbiamo scelto questo palazzo nel centro storico di Tropea, il sedile dei nobili, come sede del nostro appuntamento di V-Book. Eh sì, questo era l'antica sede del governo tropeano, uno dei punti di maggiore interesse dal punto di vista storico-artistico, il parlamentino della città che governava attraverso i nobili che avevano l'onore di sedere appunto al parlamentino tropeano la città, quindi di stabilire quelle che sarebbero state le sorti della nostra splendida città. Allora, Sindaco, noi entriamo a questo punto perché questo sarà il nostro appuntamento dell'ultimo giorno di V-Book, seguiamo gli ultimi appuntamenti culturali, intanto, mentre noi sediamo, ci gustiamo il filmato che è stato realizzato per promuovere Tropea. Grazie, grazie. Andiamo.
Buonasera, siamo alla presentazione del premio per il concorso letterario Emigrazioni, persone e storie. Da questo concorso, indetto da Accademia 20 Scrap Magazine, è venuto fuori un testo, Emigrazioni, nuove prospettive, dove gli autori che hanno partecipato sono stati selezionati. Tema era proprio l'emigrazione. Ci troviamo qui con l'onorevole Grillo, l'avvocato Cataldo e il dottore Tolomeo, che hanno vasta esperienza sul tema dell'emigrazione. Questa iniziativa è volta a voler avvicinare i calabresi che risiedono in tutte le parti del mondo. Inizierei con porre una domanda all'onorevole Grillo. Il rapporto Swimez 2020 sull'economia e la società del mezzogiorno fornisce dati allarmanti di emigrazione giovanile. Quali possibilità per invertire la tendenza nefasta? Intanto grazie per l'invito, questo mi dà l'opportunità di ringraziare innanzitutto Magazine Scrap, Scrap Magazine, per l'iniziativa. Finalmente si parla di un argomento che molto spesso viene poco considerato e che invece è molto importante. Io intanto inizierei col dire che non bisogna più guardare all'emigrazione soltanto come un problema. Il fenomeno dell'emigrazione certamente ha devastato quello che è il tessuto sociale ed economico della Calabria, se parliamo degli anni 40, 50 e 60, dove c'è stata la grande emigrazione verso i paesi europei e anche oltreoceano. Oggi direi che l'approccio che bisogna avere nei confronti dell'emigrazione è di tipo diverso, cioè cercare di trovare soluzioni che possono ricambiare quel danno che specialmente le regioni del sud hanno subito. E le do un dato. Il dato è le regioni che sono praticamente più colpite da quel fenomeno sono le regioni del sud e sono andate in paesi che sono la Germania, la Francia, la Svizzera, l'Argentina e l'America. Beh, se lei va a guardare il dato di PIL che queste nazioni offrono all'Italia, che è l'1,6% del PIL nazionale, che equivale a 498 miliardi di euro, sta a significare che forse quel fenomeno tanto problematico non è, perché un ritorno di tipo economico c'è stato, e questo grazie a chi in quel momento si è trasferito in quelle nazioni, in quei paesi, e ha contribuito a delle dinamiche di export e import che hanno favorito la Calabria. La Calabria, rispetto alle altre regioni d'Italia, anche nei momenti di crisi, ha in questi ultimi anni una crescita di export dei nostri prodotti enogastronomici. Ciò è dovuto, secondo me, alla promozione che i nostri emigrati in quei paesi stanno ottenendo. E poi considerare i nostri emigrati non più come gente che è andata via, che ormai non può contribuire alla crescita della propria regione, perché io che sono stato delegato all'emigrazione per la regione Calabria nei 5 anni di amministrazione Scopelliti, ho potuto constatare che quell'attaccamento, quella passione, quel legame morboso che i nostri calabresi hanno nei confronti della nostra terra può essere a un certo punto una risorsa per noi se non la teniamo in giusta considerazione. Riallacciandomi proprio alla sua esperienza come delegato, cosa si può fare per far sentire le comunità calabresi nel mondo più vicini alla terra d'origine? Beh, intanto non emarginarle, tenerle in considerazione. Parlavamo prima in macchina con gli altri illustri ospiti proprio della possibilità che c'è di dargli un ruolo. Io, quando ero delegato all'emigrazione della Regione Calabria, amavo distinguere i calabresi non come calabresi emigrati, ma in outsider e insider, cioè del tipo sono calabresi, loro vogliono partecipare all'attività della Calabria, vogliono partecipare allo sviluppo, alla crescita della loro terra. Allora noi dobbiamo tenerli in considerazione, quindi la consulta dei calabresi all'estero è una cosa che deve essere fatta, che deve essere valutata così come è giusto che sia. Questo concorso individua un modo per legare i calabresi fra di loro. Le sue idee al riguardo? Non ho capito. Cosa pensa di questo concorso? Ovviamente, come dicevo prima, ogni strumento che dà la possibilità ai calabresi outsider
di partecipare alla vita della propria terra anche in maniera culturale, come sta avvenendo oggi, è un momento importante. Ho letto qualcosa mentre scendevo qui a Tropea di persone che hanno affrontato sul piano passionale, che hanno dei ricordi particolari del racconto dei loro nonni, di certi luoghi particolari. Questo dimostra che loro conservano ancora un certo legame con la nostra regione e quindi va considerato per quello che è. La raccolta d'antologia presenta dei brani dove si raccontano le esperienze vissute tramite gli avi da chi li ha scritti. Un racconto particolare scritto da Gianfranco Santaguida parla di come due fratelli che non si vedono da anni casualmente si ritrovano sullo stesso aereo. Uno viene al funerale dell'altro e non sa che nella stiva dell'aereo c'è la bara del fratello. Sono momenti particolari che molti hanno vissuto, non certamente con questa coincidenza, però spesso ci si trova lontani, ci si trovava lontani a non poter vivere neanche gli ultimi momenti della vita delle persone. Vorrei fare delle domande all'avvocato Calabretta, lui che ha grande esperienza, anche vista dal suo ricco curriculum anche come presentatore TV. Le volevo chiedere, nella sua esperienza di vita lavorativa molto ricca e dalla quale riveste ruoli importanti, ha avuto modo di confrontarsi con molti calabresi fuori sede. Di cosa si lamentano di più? Beh, intanto grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui a Tropea e poter dare insomma il mio contributo ad una manifestazione che valorizza i calabresi che hanno nostalgia della propria terra, ed è proprio la nostalgia sempre stato il minimo comune denominatore, no? Dei discorsi che ho affrontato con tutti i calabresi che ho incontrato in giro per l'Italia e per il mondo, perché per motivi di lavoro mi è capitato spesso di anche sorprendermi di come tanti nostri corregionali abbiano avuto la possibilità di realizzarsi al di fuori dei confini della Calabria, e non solo in Italia ma soprattutto all'estero. Condivido pienamente il ragionamento fatto dall'onorevole Grillo. Forse l'emigrazione era un problema qualche tempo fa, però attualmente dovremmo cogliere invece il valore dell'emigrazione, perché ci troviamo di fronte a calabresi emigrati che sono ormai già la terza, quarta generazione, e che sono calabresi che vivono anche nel ricordo di quello che a loro è stato raccontato. E dunque sì, la nostalgia è stato sempre uno degli argomenti che insomma veniva fuori, ma soprattutto la voglia di poter contribuire e poter migliorare questa terra, perché la percezione che si ha all'esterno è sempre quella di una terra dalle grandi potenzialità inespresse. E la rabbia anche di molti calabresi che devono evidenziare il fatto che molti professionisti si realizzano altrove e non riescono a realizzarsi in questa regione. Ecco che spesso mi capita anche di stimolare molti giovani calabresi e di fornire loro forse gli elementi per poter magari formarsi altrove, ma ritornare, cercare poi di dare veramente la possibilità a questa terra di poter vivere la stagione che merita. Quindi, secondo lei, dal punto di vista legale, come si potrebbe aiutare gli emigrati? Beh, dal punto di vista legale, normativo, potrebbe facilitare la regione, per esempio il ritorno. Ci sono una serie di norme che potrebbero essere varate affinché anche sotto il profilo fiscale, ma dare la possibilità per esempio a chi va in pensione altrove di poter vivere l'ultima fase della propria vita insomma in condizioni economiche agiate, perché magari c'è un'agevolazione circa proprio il ritorno. Ecco, questo per esempio potrebbe essere un input affinché insomma chi ha vissuto altrove possa poi ritornare qui, e quindi
migliorare anche l'economia da questo punto di vista. Però insomma, potrebbero essere tante, insomma, le indicazioni che anche sotto il profilo giuridico potrebbero servire cioè, affinché tutta questa gente che ha vissuto in altri paesi, insomma, un giorno possa appunto ritornare qui. Ci troviamo anche davanti al fenomeno dell'emigrazione per via dello studio, perché molti ragazzi sono costretti a lasciare la Calabria perché le facoltà che vorrebbero frequentare sono fuori sede. In questo senso, come si potrebbe agire? Io insegno da tanti anni in uno degli atenei calabresi più noti in Italia e nel mondo, che è quello di Arcavacata. Insegno al corso di laurea di giurisprudenza. Io mi sono formato e laureato a Milano, però poi ho deciso di ritornare in Calabria, e proprio all'Università di Cosenza ho vinto un dottorato, ho iniziato l'attività di ricerca fino ad arrivare alla docenza a contratto. Poi ho avuto rapporti anche con altre università. E credo che negli ultimi anni ci sia stata un'inversione di tendenza. Ecco, molti ragazzi all'ultimo anno delle scuole superiori hanno capito che forse il livello di formazione nella nostra regione era all'avanguardia, e che quindi poteva essere anche sfruttata l'Accademia Calabrese, evitare anche di gravare sulle famiglie, perché studiare fuori dalla regione Calabria significa anche avere dei costi, insomma, in più rispetto magari al fatto che si possa appunto studiare e vivere in una delle città calabresi. Perché no, anche in quel caso migliorare il contesto economico. Non è un mistero, per esempio, che la zona di Cosenza e Rende è cresciuta molto proprio in virtù del notevole incremento di studenti. Oggi l'Università della Calabria è uno degli atenei più prestigiosi d'Italia, e non solo perché, diciamo, ha facilitato questo aspetto, ma soprattutto perché ha rapporti con tutte le università del mondo. L'università è una finestra sul mondo. Poi, alla luce, diciamo, della globalizzazione, ma anche del mondo diciamo, del web, dà la possibilità ormai di essere in un nanosecondo collegati con tutto il resto del mondo. Per cui credo che ci sia stata un'inversione di tendenza, si può fare di più, e quindi significa anche cercare, insomma, in qualche modo di alimentare con la cultura della valorizzazione degli atenei calabresi, e questo bisogna farlo attraverso le scuole calabresi, no? Perché poi sono le scuole superiori che devono in qualche modo anche orientare affinché gli alunni diventino studenti calabresi a tutti gli effetti. Grazie. Dottore Tolomeo, lei è il presidente della Calabro Lombarda. Come è nata questa? Come è nata e perché? Intanto anch'io sono contento di essere qui stasera, perché si parla di un tema che a noi sta molto a cuore, emigrazione e nuove prospettive, perché siamo sempre convinti. Io ormai sono 50 anni che sono a Milano, ma da quando sono arrivato a Milano ho avuto sempre una convinzione, che oggi me la conferma l'avvocato Calabret che mi ha preceduto, che noi possiamo essere una grande risorsa per la Calabria fuori dalla Calabria. Mi riferisco a tanti imprenditori che hanno investito in Calabria, hanno fatto delle imprese pur abitando a Milano. Ne abbiamo anche alcuni qui proprio nella zona di Tropea. Mi riferisco a quegli studenti che sono laureati, come ha fatto l'avvocato, e tornare qui a mettere a disposizione della Calabria la propria esperienza, quello che ha imparato fuori dalla Calabria. La Calabria può crescere moltissimo se valorizza questo ponte che c'è tra la terra di origine e i suoi figli che sono sparsi nel mondo. Perché, contrariamente a quello che avviene qui sul territorio, fuori della Calabria i calabresi non fanno campanilismo, non c'è l'antagonismo tra Cosenza e Catanzaro o Correggio. Fuori si sentono calabresi, compatti, tutti figli della Calabria. Ma in quanto tale, però, vorrebbero vedere una Calabria più sviluppata, più orgogliosa delle proprie origini, della propria cultura.
però quello che un po' amareggia spesso, perché si vive di paragoni. Allora ci abbiamo il paragone tedesco o milanese, laddove la politica e le istituzioni, quello che dicono stasera alle 5, domani lo mettono in pratica, qui invece purtroppo i tempi sono molto ma molto lunghi. Ecco, su questo bisogna che la politica si impegni sempre di più per fare di questo apparato che è i calabresi nel mondo un orgoglio, tant'è vero che noi ci auspichiamo che il nuovo governo che sarà a breve per prima cosa pensi alla reputazione dei calabresi nel mondo, perché troppo spesso si parla troppo poco di queste menti eccelsi che hanno salvato anche dal Covid negli ultimi tempi dei personaggi fuori, e si parla invece molto di qualche pecora nera che infanga tutto il nome della Calabria nel mondo. Purtroppo ha ragione. A breve verrà ricostituita in regione la Consulta, anche se per pochi mesi. Che importanza ha questo organo? Questa ha una grande importanza. L'onorevole Grillo, che è stato il nostro console degli emigrati nel mondo, e lo sa e lo ha ribadito prima, questo è un organismo regionale che non ha fondi assegnati dalla regione, vive con proprie risorse sull'affetto, sulla buona volontà e su questo entusiasmo dei calabresi di volere fare qualcosa per la Calabria fuori della regione. Ci sono due assi importantissimi. Uno è quello che di aiutare attraverso questa rete nostra di consultori, aiutare le imprese calabresi a esportare fuori, ovunque, e grazie alla nostra guida, i loro prodotti, la cultura, la tradizione, ma anche l'impresa. Viceversa, in stimolare imprenditori che sono all'estero, imprenditori di successo, a venire a investire in Calabria. Lo farebbero ben volentieri, però ci vuole una struttura organica, organizzata, quindi un dipartimento che si occupi di questo, perché possono dare, come diceva l'avvocato, un incentivo ad aumentare il PIL calabrese. Perfetto, ringrazio l'onorevole Grillo, l'avvocato Calabretta e il dottore Tolomeo per i loro interventi, e ringrazio l'organizzazione del WeBook per aver dato anche voce ai calabresi nel mondo. Arrivederci. Sono Alicia Brindisi, alunna del liceo classico della comunicazione Michele Morelli e frequento la quarta A. A un metro da voi è un romanzo ambientato durante l'emergenza coronavirus, scritto da Daniela Rabbia, giornalista, pubblicista e avvocato, ma anche collaboratrice di diverse riviste, tra cui Diritto e Dintorni. Ha vinto diversi premi di scrittura grazie alle sue opere, tra cui ritroviamo ulteriori due romanzi e una raccolta di poesie. Il romanzo riporta l'esperienza di un 25enne, Lorian, che vive la situazione del coronavirus. Durante questo surreale periodo coglie l'occasione per riflettere sulla vita e sull'uomo. Deve affrontare per esempio la laurea, traguardo che immaginava comunque di raggiungere in una diversa modalità. Finita l'emergenza, Lorian è più maturo, più forte. Grazie a questo romanzo, Daniela Rabbia, attraverso storie di dolori e sentimenti comuni, offre ai suoi lettori l'esperienza di vedersi in Lorian e rivivere i propri ricordi. V-Book 2020 con Daniela Rabbia, A un metro da voi. Un libro attualissimo, il cui filo conduttore è il libro e l'amore dei libri, cioè la riscoperta in quarantena anche di un filo conduttore, quindi l'amore dei libri. Come nasce questa, come dire, questa partecipazione del protagonista in questa nuova dimensione? Allora, questo è veramente un libro dell'anima, perché è nato nella prima fase di diffusione del Covid, quando siamo stati messi, diciamo, in fase di isolamento. Allora io, che già amo leggere e scrivere, avevo molto tempo a disposizione per dedicarmi alla scrittura. Io non ho partecipato a questo libro, nel senso che credo si sia scritto da solo, recependo dall'aria tutti i sentimenti collettivi che si mescolavano e che erano abbastanza affini in quasi tutte le persone, cioè questo senso di frustrazione di fronte a questa cosa che ci è piombata sul capo dalla sera alla mattina, quella che potremmo definire una guerra contro un nemico
quasi invisibile, impalpabile, che ha mietuto tantissime vittime purtroppo. E allora mi sono chiusa e ho iniziato a scrivere. È stato proprio un flusso di coscienza ininterrotto. Io l'ho scritto in un brevissimo tempo. Il libro è uscito in una prima edizione il 28 maggio, poi c'è stata una successiva edizione. Purtroppo per causa delle limitazioni dovute al Covid non ho potuto reclamizzarlo molto in giro, però c'è stata un'estate intensa di presentazioni, poi nuovamente con le clausure ho fatto molto con i social, molte interviste. Era protagonista un ragazzo, Lorian, di soli 25 anni, che si laurea via Skype. Questa è stata un po' un'esperienza autobiografica, perché io stavo seguendo un master online e ho dovuto discutere la tesi via Skype, quindi un'esperienza un po' surreale, come surreale tutto questo periodo che abbiamo vissuto, e che però il mio Lorian vuole introiettare cercando nelle positività, perché è un po' un mio alter ego, come tutti i miei protagonisti nel tempo dei libri che ho scritto. Crede che da ogni periodo oscuro ci sia qualcosa da capire, qualcosa di positivo da trarre. Io non lo so ancora cosa c'è di molto positivo in una fase così difficile della vita di tante persone, con morte di vite umane, ma morte anche dell'economia per molti motivi, perché c'è questa economia che stenta a risalire date le grassissime difficoltà a cui sono andati incontro tantissimi esercenti di varie attività. Però probabilmente è venuto fuori un senso di solidarietà, almeno questo è quello che ha recepito Lorian, il quale fa una scelta, non dovremmo spoilerare il testo, però lo voglio dire, fa una scelta particolare, decide di andare, essendosi laureato in lettere, a insegnare a Bergamo. Diciamo che Lorian realizza il suo sogno, io per errori di vita mi sono laureata in giurisprudenza, avrei da sempre voluto intraprendere percorsi lettere, poi la vita mi ha portato altrove. Ho fatto studi anche giornalistici proprio per avere un collante con quello che era l'interiorità della mia anima, allontanarmi un po' dagli studi giuridici e arrivare all'attività letteraria. Io mi occupo solo di un giornalismo di tipo culturale, quindi recensisco romanzi, presento libri, giro la Calabria, porto in giro i miei libri a grossissima fatica. Questo devo dire assurdamente, nonostante limitazioni, ha avuto più fortuna e più successo degli altri, perché comunque molta gente si è ritrovata nelle poche pagine, sono forse neanche 180 pagine, si è ritrovata in questo sentimento che io descrivo. Lorian ama i libri. Un suo rammarico in questo Covid è la chiusura della biblioteca comunale, che lui spera di poter riaprire, organizzare e promuovere delle iniziative culturali. Quanto ha pesato il Covid per queste manifestazioni? Allora, io credo che il Covid ci abbia indotto a leggere di più, perché tutti noi abbiamo avuto più tempo. Poi ovviamente gli appassionati, io dichiaro qua la mia follia pubblica, io leggo un libro al giorno, leggo soprattutto la notte, perché poi devo anche lavorare, quindi magari leggo fino alle 2 di notte, mi sveglio alle 5 di mattina e non riesco ormai ad andare avanti se non ho letto il mio libro. Ovviamente poi quando sono tante pagine ho escogitato un metodo, perché non voglio perdere questo ritmo, me lo spezzo il libro e ne leggo uno più piccolino, così il mio libro al giorno l'ho letto. Però i non appassionati alla lettura, io ne ho conosciuti tanti, in questo periodo hanno comprato libri perché non sono riusciti a colmare il vuoto e la solitudine solo con la TV o con le poche parole in famiglia, perché c'era pure magari in pochi in famiglia, allora hanno cercato uno strumento altro. Questo forse ecco è una positività. Hanno cercato quella cosa che ti possono dare solo i libri, o te lo può dare il cinema, magari te lo può dare un'altra forma artistica, l'architettura, la scultura, la pittura, quelle emozioni, quella trasmissione di emozioni. C'era un autore, un regista, di cui ora non ricordo il nome, che diceva che probabilmente la terza guerra mondiale sarà l'incapacità di comunicare emozioni, ed è qualcosa che miete più vittime delle guerre. Noi dobbiamo trasmettere, dobbiamo recepire emozioni. Con i libri riusciamo a farlo benissimo, anche perché il libro è uno di quegli strumenti che permette di popolare la nostra stanza e la nostra solitudine di questi personaggi che non sono personaggi di carta, diventano delle persone a cui noi ci affezioniamo, al punto tale che quando chiudiamo il libro, come diceva un altro autore, pensiamo di avere in quel momento perduto momentaneamente un amico. Io ho sempre la stessa sensazione nei libri. Prima ho la foga di leggere tanto, quando arrivo sul finale ho il rammarico perché lo sto chiudendo, quando il libro è bello, sto perdendo una serie. Io per esempio prima di venire qua, stasera alloggio a un B&B, ero immersa in Haruki Murakami, un bellissimo libro in 3 volumi, e dico se non finisco queste 100 pagine non vado. Poi l'orologio passava e dico vabbè, poi me le leggo stasera.
E questo è un autore che mi affascina particolarmente, mi affascina la sua scelta di vita, che io non potrei mai fare perché morirei di fame, però lui che cosa fa? Chiude dalla sera alla mattina il bar, cede la licenza, la vende e dice alla moglie dammi 2 anni di tempo perché io mi voglio dedicare a questa cosa, e diventa uno dei più grandi scrittori dell'epoca contemporanea. È un giapponese che esercita la sua arte dello scrivere facendo il maratoneta, perché scrivere un libro è una cosa, lo dice lui stesso, ma io l'ho sperimentato sulla mia pelle, non è una cosa semplice, è un percorso faticoso, bisogna essere concentrati, bisogna non avere rumori. Io tante volte leggo e scrivo la notte, perché la notte annulla tutti i rumori del giorno, e anche se non stiamo portando chissà quale atto di scienza, chissà quale opera meravigliosa, però anche un rumore può interrompere quel momento di comunicatività che si vuole avere col testo e poi con le persone che lo leggeranno, e farà nascere un'altra storia. Quindi è bene che ci sia silenzio assoluto. Lorian è nato dal silenzio nel silenzio ed è un personaggio isolato nella sua famiglia, una famiglia che a sua volta è isolata nell'ambito del condominio, quasi non ci si saluta per paura di mischiarsi questo Covid, ed è isolata nell'ambito di una città che io dico purtroppo è la mia città, non me ne vogliano i miei coabitanti di Catanzaro, è una città che soffre di Covid da parecchio tempo. Catanzaro Centro è una città spopolata, noi forse non abbiamo avuto tanto lo shock di vedere la città vuota, perché non era come vedere Roma o Milano vuota. Catanzaro purtroppo si deve riprendere perché è già un po' svuotata nel centro, non nella marina di per sé. I libri ci danno sempre uno strumento per riflettere su noi stessi, per gli altri. Ripeto, almeno nel mio caso non credo mai che siano miei. Io ho sciolto un punto di domanda scrivendo questo libro, era una domanda che mi ponevo da 9 anni, ed era: siamo noi che scriviamo le storie o sono le storie che bussano prepotentemente alla nostra anima, al nostro cuore, alla nostra mente e chiedono di essere raccontate? Ecco, la risposta è la seconda. A un metro da voi, Daniela Rabbia, un libro che è un richiamo ad altri libri. Salve a tutti, sono Beatrice Di Costa, alunna del corso di comunicazione del liceo classico Michele Morelli, e introdurrò Zungri 1899-1909, il decennio dell'odio. Il libro dell'autore Eugenio Sorrentino è ambientato nel piccolo borgo di Zungri, situato sull'altopiano del Poro, e analizza il decennio che va dal 1899 al 1909, caratterizzato da una serie di prepotenze del clan politico-amministrativo e della negazione dei diritti al mondo subalterno rurale. Il libro è uno specchio del modo di fare e pensare delle classi dirigenti calabresi. E ciò che è accaduto a Zungri non è altro che fotografia della cultura dominante calabrese, definita dal sociologo Putnam come familismo amorale, ossia considerare la famiglia con i suoi sistemi di parentele predominante rispetto ai diritti della collettività e dell'individuo. La nascita delle regioni nel 1970 fece naufragare il sogno di colmare il gap infrastrutturale fra nord e sud. E la Cassa del Mezzogiorno, volta a realizzare questo progetto, rappresentò un enorme sperpero di risorse pubbliche. Da qui l'affermarsi della prepotenza dei clan, spesso sorretti da commistioni con la Chiesa e le istituzioni territoriali. Il declino registrato dall'autore è un declino sia a livello umano sia a livello politico, che rappresentò la scomparsa della civiltà contadina con il fenomeno dell'immigrazione. Il familismo amorale e il legame con i clan creano una cultura invasiva dell'illegalità. Alla prepotenza delle classi dirigenti si sostituisce l'andrangheta, il cui fenomeno è negato nei salotti buoni, che non possono ammettere dei legami con i clan criminali, e invece il diritto negato è ammesso dalla maggioranza dei paesani, che lo considerano come un diritto quesito proprio. La speranza per l'autore
cuore è quello che si può, è quella che si possa ritornare a riappropriarsi del senso civico e del diritto alla parola, ossia il diritto ad indignarsi. Particolarmente interessanti sono le testimonianze poste in calce al libro, che costituiscono il materiale probatorio per il processo tenutosi a Monteleone prima e alla Corte d'Appello di Catanzaro poi, che portarono alla condanna degli amministratori Fiammingo e Pisera. Nelle diverse proposte editoriali che le case editrici locali presentano, la parte delle ricostruzioni storiche è sicuramente uno degli aspetti più interessanti, perché di volta in volta ci fa scoprire realtà altrimenti dimenticate e spesso non tenute nella giusta considerazione. Eugenio Sorrentino, l'autore che è qui con noi oggi, si caratterizza proprio per questo tipo di studi di ricostruzione storica, lo fa soprattutto con il suo territorio e la sua terra che è Zungri. Che presentiamo oggi è particolare ed è particolarmente interessante perché tratta un decennio preciso, Zungri 1899-1909, che egli definisce il decennio dell'odio. Lo vediamo insieme. Perché in una realtà piccola, quale Zungri, in 10 anni accade di tutto, attentati politici, tumulti popolari, questo scioglimento del Consiglio Comunale che oggi è quasi una costante, ma a quel tempo era ben altro, perché arriva anche con l'arresto di un sindaco e di un assessore e quindi una ulteriore decadenza. Cosa accade in questi 10 anni a cavallo di 2 secoli, quali sono appunto il XIX e il XX secolo, in un centro piccolo come Zungri, piccolo ma fortemente vivace? Sì, accade che arrivano all'apice, se vogliamo dire, al momento finale, una serie di problemi e di questioni che si trascinavano in parte da un secolo circa, con l'inizio dell'abolizione della feudalità, con la conseguente assegnazione delle terre spettanti ex feudali spettanti ai comuni e quindi ai cittadini di Zungri, ai cittadini poveri di Zungri. In questo secolo, in questo decennio, proprio scoppiano le contraddizioni, i contrasti che esistevano dal punto di vista politico all'interno del comune e che si caratterizzavano proprio per la presenza di fazioni contrapposte che si contendevano la conquista e la gestione del potere municipale e lo facevano senza esclusione di colpi, non esclusi letteralmente quelli di fucile e quelli di pugnale, tanto è vero che nel decennio in questione si verificano, il sindaco che poi sarà arrestato subisce un secondo attentato a colpi di pugnale e quindi arrivano allo scontro arrivano all'auge lo scontro tra queste fazioni, che poi è uno degli aspetti che caratterizzano la realtà di Zungri, perché accanto allo scontro c'è il modo di concepire la gestione del potere politico, che è fatto non nell'interesse delle comunità amministrate, ma per tutelare, per affermare determinate categorie. Ecco, cerchiamo di inquadrare il periodo. Siamo in una fase storica particolare, l'Unità d'Italia tutto sommato è ancora giovanissima, stiamo parlando di una realtà rurale e povera, sì. Quale è quella di Zungri. Stiamo parlando anche di un periodo politico particolare, non c'è il suffragio universale, c'è solo una determinata categoria. La politica è in mano al potere per definizione, però accade qualcosa che cambia completamente gli scenari proprio con questo passaggio delle proprietà delle terre. Sì, in quel momento, come giustamente dicevi, il diritto di voto appartiene a una minoranza della popolazione, nel caso specifico a Zungri, ai massari, a un gruppo di professionisti, medici, farmacisti e un notaio, mentre il 90% della popolazione, perché il diritto di voto è esercitato più o meno dal 10% della popolazione, il 90% della popolazione non ha diritto di voto perché non ha i requisiti richiesti dal punto di vista dell'istruzione e dal punto di vista del reddito, perché era legato anche al reddito. E in questo periodo le opposte fazioni strumentalizzano quello che è il malcontento e il malessere dei contadini poveri che aspettavano
l'assegnazione delle terre al loro, loro spettante per effetto delle leggi avversive, e che in quel momento diventano uno strumento di lotta politica tra le fazioni. Un gruppo, una delle due fazioni, si mette alla testa, apparentemente fa sue le esigenze dei contadini poveri, organizza una sommossa popolare alla quale partecipano gran parte dei cittadini di Zungri, la stragrande maggioranza alla fine, perché allettati dalle promesse che faceva uno dei sostenitori, uno degli esponenti di spicco del gruppo di opposizione al sindaco, che promette l'assegnazione di migliaia di tomolate di vere, quando nei fatti le terre da assegnare erano molto poche. Ma chi faceva questa formazione era consapevole della sua esigenza. La demagogia politica era già presente a quei tempi. E in questo senso c'è l'attualità, perché ancora oggi, se vogliamo, molto spesso, e basta ascoltare un qualunque programma televisivo, non si parla di programmi, ma si parla per slogan, si parla per alimentare anche le esigenze, le delusioni che ci sono all'interno del corpo elettorale, che poi vengono strumentalizzate a fini politici. Leggere questo libro, insomma, ci riporta alla storia, ma non ci fa dimenticare l'attualità. 100 anni sono passati, ma in realtà nulla è cambiato. Nulla è cambiato, da questo punto di vista, dal punto di vista della gestione del potere, che non si propone molto spesso, non sempre, molto spesso non si propone di realizzare gli interessi della collettività, ma gli interessi di parte. C'è anche, se vogliamo, l'emarginazione di parte dell'elettorato. All'epoca era impossibile farlo per ragioni diverse. Oggi non lo facciamo molto spesso per opportunismo, per accondiscendenza, per delusione della politica, ma in effetti anche oggi non c'è una grande partecipazione. E a mio avviso uno dei messaggi più importanti, secondo me, bisognerebbe cogliere da questo libro, è che se non ci facciamo carico come cittadini di quelli che sono i problemi, non ne veniamo fuori, a cominciare dalle nostre realtà, da piccoli gesti e dalla gestione del potere municipale, che può essere la premessa per cambiare pagina e per avviare un momento di svolta in una società diversa di cui abbiamo tutti bisogno. Senti, tu, no, questo non è il primo libro che recupera la storia di Zungri, e la storia di Zungri ha questa caratteristica di una vivacità politica forte. Se tutto questo lo spostiamo, non dico di 100 anni, ma di 80, 70, 80 anni, da Zungri partì anche un movimento politico forte, con risvolti anche di carattere nazionale, ricordo bene. Sì, sì, ci sono stati a Zungri, c'è stato nella seconda metà degli anni 70, nel momento in cui quello che poi è passato alla storia come il movimento del 68 ha avuto un momento di vivacità anche a Zungri, e Zungri ha avuto tra i suoi concittadini un esponente politico che poi è passato alle cronache nazionali, perché ha fatto una scelta che ha portato delle conseguenze di cui poi lui si è reso conto. Prima di chiudere voglio fare con te un'ultima considerazione, la prefazione. Sì. La prefazione è un bel nome, sì, che ricordiamo insieme ben volentieri. Sì. E Gaetano Luciano aver scritto la prefazione, sì, questo tuo libro. Lenì Luciano, al quale io devo molto perché mi ha stimolato, mi ha incoraggiato, ed è una persona che mi fa piacere che tu l'abbia ricordato, perché chi ha avuto come noi il piacere di frequentarlo ha avuto da trarre insegnamento dal suo grande impegno, non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista umano, perché Nini Luciano era un figlio di questa realtà, se vogliamo. E possiamo definirlo un grande intellettuale. Un grande intellettuale, un grande vibonese. Grazie. Zungri, 1899-1909, il decennio dell'odio, con la preparazione di Gaetano Luciano, Eugenio Sorrentino, edizione Libritalia. Salve, sono Martina Riga, studentessa della sezione di comunicazione del Liceo Classico Michele Morelli di Vibo Valentia e oggi presentatrice del progetto V-Book. Il tema proposto per la 25ª edizione dei seminari Anthropos di Tropea sono stati i rapporti personali all'epoca di Internet, con una particolare evidenza per quanto riguarda le opportunità, ma anche la solitudine che se ne ricava.
Il libro è rivolto ad un pubblico sia giovanile che adulto. I primi, poiché essi sono i veri protagonisti dell'evento, che ha dato loro la possibilità di crescere e di diventare più consapevoli riguardo l'uso dei social. Gli adulti, invece, sono fruitori in quanto viene loro data la possibilità di avere competenze in più. Oggi, infatti, vengono considerati quasi come degli immigrati digitali. Il testo è scritto seguendo un ciclo di 8 seminari. In ordine gli interventi sono stati da parte di Luigi Maria Epicoco, sacerdote della diocesi dell'Aquila, che è attivo sul web grazie a numerosi blog. Luisa Neri, partecipato alla realizzazione di siti web di diversi enti, sia pubblici che statali. Luisa Santoro, che invece è una pedagogista, che tiene dei corsi di formazione per adolescenti, genitori e coppie. Rosangela Carù è invece una fondatrice dell'associazione Educamondo. Bruno Fiammella è autore e coautore di diverse pubblicazioni riguardanti temi sociali. Vincenzo De Angelis è abilitato all'esercizio della psicoanalisi. Beatrice Lento è una socia fondatrice dell'associazione di volontariato SOS Corai, che si propone di contrastare la subcultura maschilista e la violenza sulle donne. E infine troviamo Francesco Morabito, si occupa di relazioni politiche, istituzionali ed internazionali. V-Book 2020 con Anna Murmura per parlare del libro I rapporti personali nell'epoca di Internet, opportunità e solitudine. Da cosa nasce questo lavoro? Allora, questo lavoro nasce dall'associazione Anthropos di Tropea. Ogni anno, io sono vicepresidente dell'associazione, il presidente è l'avvocato Ottavio Scrugli, scegliamo un tema su cui concentrarci e invitiamo dei relatori che affrontano questo tema, per cui l'anno scorso è stato scelto appunto questo tema e abbiamo lavorato poi per raccogliere tutte le relazioni da parte, insomma, dei relatori, che sono venuti molti da fuori soprattutto e hanno dato un contributo interessante a questa tematica, che era molto attuale ma lo è ancora di più oggi che Internet, insomma, è l'unica nostra compagnia anche per i giovani, di cui lì si parla molto. Certamente un libro attuale che affronta in maniera quasi innovativa l'epoca di Internet, partendo da un aspetto anche antropologico, quindi da un aspetto antropologico, da un taglio scientifico, da un taglio anche sociale ed esistenziale. Mi piace una definizione che troviamo all'inizio del libro: Internet non è né bella né brutta, è neutrale. Cioè, che cosa significa? E significa che dipende dall'uso che ne fanno gli utenti e soprattutto i giovani, perché su Internet ovviamente si può trovare di tutto, quindi aspetti molto positivi, si possono fare ricerche anche di carattere scientifico, perché ormai molti pubblicano direttamente, insomma, anche su Internet e poi ci sono i filmati, direi, educational. Ci sono insomma tutto il RaiPlay, che uno solo può riascoltare, con trasmissioni molto interessanti, così come adesso sta andando in scena anche l'opera, la lirica, il teatro. Quindi ecco, e nello stesso tempo appunto c'è anche tutto il brutto di Internet, i social e la gestione anche dei social, che viene fatta a volte dai giovani che si trovano poi in situazioni difficili. Quindi neutrale, perché siamo noi adulti, poi io sono anche insegnante, quindi ancora di più, a dover guidare all'utilizzo di Internet, un utilizzo consapevole di Internet, quindi saper selezionare le informazioni corrette e quelle invece devianti, anche le fake news per esempio. Un libro, ecco, cioè la rete che offre molteplici opportunità, e poi nel libro si dà anche dei consigli ai genitori su come seguire anche poi l'utilizzo che i figli in età adolescenziale fanno di Internet. Oltre alla scuola, è importante la figura del genitore che controlli e indirizzi il giovane ad un utilizzo consapevole? Certo, i genitori dovrebbero, insomma, seguire. Una volta lo si faceva, si fa anche adesso in molti casi, seguire come si seguono le amicizie, perché c'erano le amicizie prima fisiche, per cui noi andavamo a passeggio e incontravamo le persone, ma i genitori hanno sempre controllato le persone che noi frequentavamo. Adesso
è un pochino più difficile, nel senso che uno si può chiudere nel chiuso della sua stanzetta dove non succede nulla, però magari attraverso internet può entrare in contatto con realtà, insomma, molto pericolose. E a volte i genitori non sono neanche preparati, perché non sanno, magari non hanno la stessa familiarità con le nuove tecnologie e con i social che hanno i giovani, che invece sono nativi digitali. Quindi anche i genitori dovrebbero essere un po' aiutati, soprattutto quelli meno esperti nelle tecnologie, per cercare di avere un controllo maggiore sulla situazione, insomma. Quindi è molto più difficile, diciamo, perché tu immagini che il ragazzo sta a casa tranquillo, ma poi non sa cosa succede nella sua stanzetta. Un po' il libro dà una serie di indicazioni e controindicazioni anche dell'uso di internet. E io penso che, non so se mi sbaglio, che penso che sia un libro più adatto ai genitori che agli adolescenti, proprio per far capire come funziona poi. Sì, certo. Secondo me questo libro avrebbe, diciamo, bisogno di una larga diffusione tra gli adulti, cioè genitori, e anche tra gli insegnanti, perché a volte, diciamo, anche gli insegnanti hanno una scarsa conoscenza delle nuove tecnologie, quindi anche loro dovrebbero essere guidati, e questo libro potrebbe essere appunto molto utile proprio per questo, anche per guidare gli stessi insegnanti e i genitori, in generale gli adulti. Opportunità e solitudine. Dalla sua esperienza anche di insegnante, secondo lei come hanno vissuto gli studenti questa nuova epoca in cui si deve sacrificare la presenza in aula per andare poi con la didattica a distanza? E la maggior parte, nella mia, diciamo, esperienza, non l'ha vissuta molto bene, e addirittura, insomma, abbiamo avuto qualche caso di ragazzo che appunto ci hanno chiesto proprio di poter parlare con noi al di fuori dell'orario scolastico, sempre online naturalmente, e ci hanno espresso il loro turbamento, e molti si sono scoppiati a piangere, quindi c'è una situazione di, diciamo, così di tormento, di angoscia, no? Perché il primo lockdown è stato più facile, li vedevo più tranquilli nel primo lockdown. In questa seconda chiusura invece per loro è più pesante. E poi ho visto anche in televisione quartieri magari di Milano, quartieri svantaggiati di Milano, dove i giovani con questa didattica a distanza si sono praticamente persi, perché stanno per le strade. Anche magari si collegano, ma dalla strada, dal campo di calcio, dal marciapiede. Quindi cioè, è molto, molto brutto quello che sta succedendo, insomma, purtroppo, non solo per i morti fisici che ci sono, certo, ogni giorno. I rapporti personali nell'epoca di internet, a cura di Anna Murmura, una guida per muoversi e per conoscere la rete, opportunità e anche indicazioni su comportamenti da adottare. Buongiorno a tutti, io sono Giulia Baghe, frequento il quinto anno del liceo classico Michele Morelli, indirizzo della comunicazione giornalistica. Oggi sono qui in occasione del Festival V-Book per presentarvi il libro intitolato I borghi del Capo Vaticano. È il racconto corale di una società che vive la stagione di un cambiamento epocale dopo secoli di oppressione e di immobilismo. L'autore Don Pasquale Russo ha dedicato un costante impegno alla ricerca storica sul territorio di Tropea, pubblicandone i risultati ricchi di documenti e di appassionata vicinanza alle vicende della sua terra, ma soprattutto della sua gente. Ha unito alla sua attività pastorale nella parrocchia di Ricadi la promozione culturale del territorio come docente e come responsabile del premio letterario Giuseppe Berto. Leggendo il libro si percorre un lungo viaggio nel tempo, entro uno spazio umano dai confini geografici delimitati. Il racconto restituisce avvenimenti e figure sottratte alla dimenticanza dell'oblio. Buonasera e benvenuti qui all'antico sedile di Porta Ercole a Tropea. Stasera con noi
uno degli appuntamenti, non a caso è con Don Pasquale Russo, autore di uno splendido libro di storia, edito da Mario Ballone Editore. Il libro di Don Pasquale ci racconta l'area di Ricati, l'evoluzione nel corso dei secoli, sfatando così quelle che spesso erano i miti e le leggende, ma raccontando con raziocinio e prova documentata quella che è la storia di questo importante comprensorio della provincia di Vico Valentia, rinomato e conosciuto per le sue caratteristiche importanti e turistiche. Buonasera. Buonasera anche a te. Cosa l'ha spinto a raccontare la storia del suo paese? Questo è innanzitutto un atto d'amore alla mia terra. Io l'ho dedicata a tutti i miei compaesani perché la bellezza che ci è stata data, che spesso viene osannata, possa essere non solo conservata, ma amata, custodita sempre con amore. Io credo che questa consapevolezza sia sempre più diffusa e che la gente prenda responsabilità di fronte alla condizione del territorio. Purtroppo ci troviamo in una situazione in cui il territorio non è conservato bene e noi notiamo una grande differenza tra ciò che riguarda il lavoro che dovrebbe fare la pubblica amministrazione e quello che compete ai privati. Mentre i privati spesso danno spettacolo di grande cura delle loro appartenenze, alberghi, ristoranti, resort e così via, le strade sono un colabrodo d'inverno e d'estate sono impraticabili, ma anche i servizi pubblici sono inesistenti oppure inefficienti. Abbiamo questa discrepanza tra il pubblico e il privato anche dal punto di vista culturale. Mentre il popolo ha avuto un progresso notevole anche in campo culturale, ci troviamo adesso a poter essere messi di fronte a un'offerta culturale molto variegata. Abbiamo un teatro che accoglie anche 400 persone a Torre Marrana, abbiamo un sistema museale di 5 musei, abbiamo una biblioteca che ha 30.000 volumi. Ci sono quindi i presupposti per un avanzamento culturale. Tuttavia ancora queste strutture non hanno un'utenza che consenta di dire che questi mezzi possono essere produttivi, perché il teatro avviene soltanto per un periodo d'estate, la biblioteca ancora non ha trovato il modo di essere fruita e gli altri servizi, i musei in modo particolare, sono quasi sempre chiusi. Possiamo dire quindi che tutto ciò che è afferente al mondo del pubblico si sviluppa lentamente rispetto invece al cammino più veloce e dinamico delle iniziative private. E di fronte a questa realtà in cui ci troviamo oggi, abbiamo la vicenda di un popolo che tra sofferenze, sacrifici e povertà fa dei progressi notevoli, lottando contro tutte le avversità, lottando contro l'avversità della natura, prima di tutto, ma anche contro l'avversità degli uomini, nel dominio che c'è stato da parte, in modo particolare, del governo che centrava tutto nell'ambiente tropeano. Tropea era la capitale, soprattutto dal periodo normanno in poi, Tropea era quella che aveva il dominio su 24 casali. Il sistema che avevano importato i normanni è il sistema feudale, che non aveva cioè soltanto quella parvenza di nobiltà o comunque di centralizzazione nel grande feudatario, perché i nobili tropeani esercitavano un potere dispotico a danno dei contadini. Il contado è diventato luogo in cui lo sfruttamento era
continuo su tutti gli aspetti, perché c'era lo sfruttamento diretto dei padroni della terra, che erano i nobili tropeani, ma c'era lo sfruttamento dello Stato. Noi abbiamo nel Vendola, che è un autore che ci ha messo di fronte alla realtà del periodo diciamo tra il 1300 e il 1400, particolarmente il periodo angioino, che è stato il periodo più brutale della nostra terra, quello di grandi lotte interne, di grandi speculazioni e di sfruttamento fino al sangue. Ecco, questa cartina che c'è alla fine nella quarta di copertina è tratta dal Vendola e porta i borghi del capo. Stranamente ci sono tutti i borghi del capo, ed è importante perché questi borghi nel 1300 erano ancora greci, ma non greci della Grecia antica, bizantini. Si chiamano greci perché i bizantini parlavano greco, e quindi nell'elenco che fa il Vendola riporta tutti quanti i preti greci del capo Vaticano, e sappiamo quindi i nomi, i cognomi di tutti i preti greci. C'era allora il clero usurato, i preti erano sposati e quindi avevano famiglia, e questa realtà ci porta anche a considerare che lo stile, il modo di vivere della gente era improntato a una forma di comunità che era fortemente intimizzata, cioè i valori tradizionali, quelli che finora abbiamo vissuto, legati alla famiglia, legati al senso di comunità, sono frutto di questa esperienza, soprattutto del periodo medievale. E quindi noi stiamo beneficiando ancora di tanta ricchezza che è stata donata nel periodo della dominazione bizantina, che è stata quella che è stata più lunga, è durata 500 anni, ma ha dato l'impostazione fondamentale per lo sviluppo di un'intera popolazione. Una popolazione, una comunità nel corso dei secoli, possiamo immaginarlo come un lungo cammino. Lei stesso parla di che ogni popolazione lungo questo cammino vive tante sofferenze. Lei alcune le ha citate, anche queste conflittualità. Sì, una sofferenza che spesso diciamo si è dovuta manifestare con forme armate anche. C'è stata una prima sollevazione nei paesi del capo nel 1500 contro una tassa particolare che avevano messo sul pane. E i contadini fanno un documento e fanno una rivoluzione, una rivolta, dicendo che il pane lo comprano i contadini, lo comprano anche i nobili, ma i nobili hanno i soldi per comprarli, i contadini non hanno i soldi per comprarlo. E poi la grande rivolta è stata quella del 1642, dopo l'insurrezione di Masaniello a Napoli. C'è stato qui mediante Drago un pargheliese che da Napoli ha portato qui il rimbombo della rivoluzione, e anche i paesi del capo hanno partecipato alla rivoluzione contro la nobiltà tropeana. Ma la rivoluzione più grossa è stata quella del 1722, quando tutti i paesi si sono messi in armi e hanno circondato Tropea d'assedio, e per diversi giorni hanno tenuto un assedio totale, privando Tropea anche dall'acqua per dissetarsi e anche delle provviste per poter sopravvivere. E poi c'è la rivoluzione del 1799, che avrebbe un segno opposto, che è quella del cardinale Fabrizio Ruffo, e che tuttavia ha visto nei contadini la speranza di avere qualche libertà. La libertà è venuta soltanto nel 1811 con l'erezione dei comuni liberi, quindi nel periodo di dominazione francese. Però i contadini si sono trovati sforniti dalla capacità di amministrare, perché non avevano gli strumenti
particolarmente era difficile trovare persone di cultura che sapessero almeno leggere e scrivere. Pensi che uno dei primi sindaci di Ricadi scrive all'intendenza di Catanzaro, dice: ma mandateci con Tropea, perché così almeno ci sarà qualcuno che potrà fare il verbale, perché noi non abbiamo nessuno che sappia leggere e scrivere. Quindi pur creando nel 1811 i comuni, di fatto non ci sono gli uomini che... Non potevano funzionare, anche perché, soprattutto perché non avevano le entrate, in quanto le terre, i proprietari delle terre erano di Tropea e pagavano le tasse a Tropea, quindi i comuni dei Casali non avevano nessuna entrata. E quindi dice il sindaco, scrive: come possiamo sopportare le piccole spese per il mantenimento delle cose comuni se non abbiamo nessuna entrata? Era una situazione difficile che non si è risolta mai. Il comune, per tutto quanto l'Ottocento, non ha potuto realizzare quasi niente delle strutture di progresso. Per esempio i cimiteri. Tutti quanti abbiamo studiato i sepolcri di Foscolo, e che le strutture cimiteriali dovevano essere portate fuori dalle chiese, e quindi i cimiteri erano stati già dichiarati come delle realizzazioni di igiene da costruire subito. Invece, pur avendo i comuni fatte le deliberazioni per costruire i cimiteri, ma non avevano i soldi per farlo, e quindi pensi si sono realizzati soltanto nella seconda metà dell'Ottocento, verso la fine dell'Ottocento. Grazie Don Pasquale. Noi di VBook siamo felicissimi di averla avuta con noi, è stato esaustivo. Come potete immaginare, si tratta di un bellissimo libro, un libro di storia che racconta la storia di una parte della Calabria, delle nostre comunità, del nostro popolo. Quindi il nostro invito, rinnoviamo i ringraziamenti a Don Pasquale qui da Tropea, e niente, il nostro invito è per approfondire questa bella lettura e di acquistare questo bel libro che si legge tutto d'un fiato, I borghi del Capo Vaticano di Don Pasquale Russo, per Mario Vallone. Io sono in debito con voi, vi devo ringraziare perché mi avete concesso questo spazio, e spero che il libro possa essere nelle mani di molte persone. Oltretutto c'è la possibilità di conoscere anche dei personaggi che hanno lavorato perché crescesse la nostra comunità anche dal punto di vista culturale, particolarmente molti uomini della famiglia Petrarca di Ricadi. Io vi ringrazio profondamente e spero che il vostro lavoro sia ben compensato. Grazie. Giovanni, alunna del liceo classico Michele Morelli, sezione comunicazione e presentatrice del progetto VBook. Storia da ricordare, grandi imprese e solidarietà ai tempi del coronavirus, è una raccolta di testimonianze collezionate in giro per l'Italia dall'Associazione Valencia, che, come scrive il giornalista Ismaele La Verdara nella prefazione, ci rendono orgogliosi di essere cittadini del mondo ed esseri umani. L'Associazione Valencia, così come si descrive nel libro, è una realtà presente sul territorio vibonese dal 2017, formata da un cospicuo numero di ragazzi che dà il proprio sostegno a chi ne ha bisogno impegnandosi nel sociale, soprattutto nel meridione. Il libro si presenta come una serie di racconti con allegate fotografie esplicative di membri di aziende, associazioni e fondazioni e persone comuni che hanno fatto gesti straordinari quotidianità in una situazione particolare e drammatica come quella dell'emergenza Covid-19. Lo stile è fluido, semplice, discorrevole, discorsivo, offrendo al lettore pagine che intrattengono e al contempo danno la speranza di credere in un'umanità che ha deciso di rimanere umana. L'esordio editoriale di Valencia, che da associazione culturale si trasforma anche in attività editoriale, è con un libro particolare, Storie da ricordare, il titolo, Grandi imprese e solidarietà ai tempi del coronavirus, perché è concentrato proprio nel periodo del coronavirus e racconta esperienze particolari che in tutta Italia, questo dobbiamo dirlo,
si sono svolte. Con Anthony Lobianco, presidente di quella che è l'Associazione Valencia, che ora si trasforma in casa editrice, ne parliamo. Grazie, grazie. Allora, come nasce l'idea, innanzitutto come nasce l'idea di questo libro? Io partirei da un'altra cosa. Che cos'è Storia da ricordare? Perché non è soltanto un libro. Storia da ricordare è più un progetto, io lo definirei così. Perché come hai già accennato, all'interno del libro abbiamo tantissime storie, sono circa 70, tra le storie più importanti che abbiamo sul panorama nazionale e non solo. E ne vorrei citare qualcuna, perché abbiamo associazioni, abbiamo istituzioni, abbiamo aziende, fondazioni che sono contraddistinte per il contrasto al Covid, perché tutti noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo tutt'oggi le problematiche legate al Covid, legate a questa malattia. Ognuno di noi si è rimboccato le maniche. Noi come Associazione Valencia, tant'è che ne parliamo all'interno dell'introduzione, raccontiamo quanto di buono è stato fatto nella nostra città, quindi nella città di Vibo, per il nostro nosocomio, per il nostro ospedale. Abbiamo raccolto circa 75.000 euro, poi destinati interamente all'acquisto di macchinari, vari ventilatori polmonari, tantissime dispositivi di protezione individuale. Da lì abbiamo detto: perché non provare a raccontare quanto di buono è stato fatto in tutto il mondo? Perché in tutto il mondo? Perché inizialmente noi abbiamo coinvolto l'Avis nazionale, la Croce Rossa nazionale, il Banco Alimentare nazionale, che sono, diciamo, le associazioni che sono maggiormente contraddistinte all'interno del nostro paese. Poi le adesioni sono aumentate, abbiamo avuto delle testimonianze che arrivano dall'Africa, da alcuni volontari italiani che nel periodo della pandemia si trovavano all'interno di altri continenti, abbiamo storie che arrivano dalla Colombia, quindi dal Sud America, dall'Asia, quindi tutti i volontari italiani che sono impegnati per contrastare ed aiutare le persone bisognose. Ecco, io vorrei evidenziare proprio questo aspetto. Non c'è dubbio che questa pandemia ci ha distrutto, ci ha devastato, continua a farlo, però qui si racconta la solidarietà che è partita, quindi dalle tante negatività che stiamo vivendo ancora adesso c'è un aspetto positivo di umanità che ha dimostrato di essere ancora viva, presente e attiva. Il messaggio, diciamo, è proprio questo, è un messaggio di speranza quello che abbiamo voluto lanciare, perché siamo consapevoli nel momento in cui abbiamo lanciato questo libro che la pandemia non era passata, perché il libro è stato stampato poco meno di un mese fa, ma il nostro messaggio è proprio quello di speranza, perché ognuno di noi, ogni storia, ogni persona che ha raccontato le proprie esperienze lo fa in modo costruttivo. Abbiamo anche dei politici, molte volte la politica viene etichettata come una cosa negativa, però all'interno abbiamo vari presidenti di provincia, abbiamo anche dei ministri, abbiamo il ministro Spadafora e il ministro Costa. Proprio qui mi voglio ricollegare, perché la partecipazione di questi due ministri è dettata principalmente dal progetto che ne deriva riguardante il libro, perché il progetto che ho accennato in apertura è un progetto benefico. Noi con l'intero ricavato del libro andremo a creare delle aree verdi per ricordare le vittime di Covid. Inizialmente noi volevamo crearne una sola, è stata individuata l'area di Orzi Nuovi nel Bresciano, abbiamo già concordato con il presidente della provincia, quindi lo possiamo dire, anche con il sindaco di Orzi Nuovi, che è un senatore della Repubblica, di questa grande piantumazione, questa grande foresta, per ricordare chi oggi non c'è più. Orzi Nuovi è un comune di poco meno di 10.000 abitanti, con centinaia di vittime, la maggior parte anziane. Vogliamo dare un segnale forte, un segnale per ricordare chi oggi. Ecco, sottolineiamo questo aspetto: il ricavato della vendita di questo libro è quindi dedicato ancora all'attività di solidarietà. Assolutamente, interamente all'acquisto di alberi. Quindi, come dicevo, inizialmente era questa la nostra idea, oggi invece è tramutata, è completamente diversa. Ne andremo a creare almeno una per ogni regione d'Italia. È grande la solidarietà e sono tante le chiamate che stiamo ricevendo dai sindaci, non ci aspettavamo tante chiamate dai sindaci anche del sud Italia, tant'è che abbiamo già concordato 3 piantumazioni in Sicilia, ci saranno circa 7-8 piantumazioni in Calabria, ma lo dico a distanza di neanche un mese dal lancio, ci sarà una piantumazione a Policoro, ci sarà anche in Campania, ce ne saranno 3 in Campania. Perché anche molti aderenti al libro hanno espresso la loro volontà. Abbiamo vari cavalieri della Repubblica premiati e nominati da poco tempo da Mattarella per il loro impegno nel periodo della pandemia.
Abbiamo avuto il pizzaiolo napoletano che regalava le pizze ai bisognosi, sfornava il pane gratuitamente per aiutare le persone in difficoltà. Abbiamo il tassista romano. Ma non svegliamo tutte le storie, meglio che le raccontano, che siano raccontate qui e le persone le possano leggere. Io vorrei un ultimo aspetto sottolineare: sia la prefazione sia la conclusione sono state individuate due giornalisti di testate nazionali come Ismaele Lavardera e Michel Dessier. Sono due giovani che hanno creduto in questo progetto, un progetto che è stato lanciato da alcuni ragazzi, perché noi siamo ragazzi, loro ci hanno creduto, Michel ha fatto la conclusione, Ismaele ha fatto la prefazione, Ismaele Lavardera è un inviato delle Iene di Palermo, proprio nella sua Palermo ne andremo a creare un'ulteriore area verde, su sua volontà e sulla volontà del sindaco Orlando che ha aderito al nostro elaborato, mentre Michel è un giornalista di Mediaset di Rete 4 calabrese molto giovane, perché credo non abbia neanche 30 anni, nostro praticamente coetaneo, anche lui ha aderito subito e siamo veramente molto grati a queste persone che hanno accettato il nostro invito e che stanno credendo in questo progetto, perché andrà avanti ora con il nuovo anno per almeno 6-7 mesi di piantumazione. Perfetto, allora inquadriamolo. Storie da ricordare, grandi imprese e solidarietà ai tempi del coronavirus, Associazione Valencia Edizioni. Il ricavato sarà destinato all'attività di solidarietà. Buon pomeriggio a tutti, sono Silvia Vinci e frequento il quinto anno del liceo classico e oggi sono qui per presentarvi Teresa con un petalo di rosa di Pasquale De Luca in occasione del Festival V-Book. La protagonista del romanzo è Teresa, è ambientato negli anni 68, gli anni di grandi cambiamenti socioculturali, probabilmente in un paese non definito della Calabria, visto la numerosa presenza di espressioni tipiche di questa regione. La storia di Teresa si articola in modo del tutto diverso dalla storia della mamma romana, che incarna invece la generazione delle donne sottomesse, prima al padre e poi al marito, dedita al lavoro nei campi e alla cura dei figli. Teresa è la giovane donna che va oltre il conformismo e le regole della società patriarcale. È una ragazza che vuole vivere in libertà, non vuole né lavorare nei campi, né studiare, né imparare il mestiere di sarta. È molto curiosa della vita. Incontra l'amore e vive quest'amore pienamente con libertà. Non le interessa avere risposte dal suo amato sul futuro della storia, sul matrimonio. Dopo alcuni mesi però Teresa scopre che il suo Emilio, confidenzialmente detto Lio, è sposato e padre. Questa scoperta spinge Teresa ad avere incontro occasionale e ad allontanarsi dal suo paese. La penna dello scrittore rivela una grande potenza descrittiva nel presentare il primo amore, la scoperta dell'amore e i successivi rapporti amorosi. Il romanzo termina con il funerale di Romana e la visita di Teresa con il chiacchiericcio della gente. È, come dice l'autore nella prefazione, una storia nella storia, una storia che si ripete. Buonasera professor De Luca. Buonasera a lei. Grazie. Buonasera scrittore, poeta e scrittore molto apprezzato soprattutto nel nostro ambiente, autore di diversi generi letterari, ma è con la poesia e con la narrativa che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti. Cosiddetto poeta contadino, definito dai più. Effettivamente ha ragione lei, in alcuni sono stato premiato in alcuni premi di poesia. Ho ottenuto tanti riconoscimenti. E anche per quanto riguarda la narrativa. Mi fa piacere che lei abbia fatto questa domanda, anche perché noi cominciamo sempre dalla copertina. La copertina di un libro praticamente può rappresentare la vetrina di un negozio oppure l'insegna che certo. Cosa fa? Praticamente stimola, attira l'attenzione del passante e lo invoglia ad entrare. E una volta che ci entra, cosa fa? Magari guarda, vede e compra. Naturalmente nel nostro caso non si tratta di comprare, ma si tratta di che cosa? Di aprire il libro, di guardarlo, di sfogliarlo, di prendere curiosità di quello che c'è, di leggerlo. Per la mente, insomma. A me interessa soprattutto che i libri vengono letti. Esatto. Poi se vengono comprati o vengono buttati, non ha importanza.
importanza. L'importante è che venga veicolato, diciamo, quel messaggio che ogni autore propone. È partito in effetti dalla copertina, dal titolo del libro, che è Teresa come un petalo di rosa, ma le tematiche tipo la terra e i figli, l'amore sono abbastanza ricorrenti sia nelle sue opere ma anche nei titoli, negli stessi titoli. Questo da cosa nasce in particolare? Nasce dall'amore. Lei ha detto che sono stato definito poeta contadino. Nasce dall'amore per la terra, per la nostra terra. E noi vediamo oggi che la terra è in abbandono, ma la terra è quella che attira, è la mamma di noi stessi, e noi dobbiamo, naturalmente dovrei, diciamo, promuovere il mio libro, ma io non lo faccio io, perché ci saranno i lettori che naturalmente lo promuoveranno, a cui piacerà. E perché un petalo di rosa? Nella dedica, io dedico questo libro a quelle donne, a tutte le donne che purtroppo, per volontà o per esigenza o per povertà, vivono l'amore ai margini della strada. Non vorrei raccontare il contenuto del libro, anche perché sarebbe, diciamo, quasi ritornare nella scuola, fare il riassunto, però devo dire che qualcosina pure, no? Sì, possiamo dire chi rappresenta, che genere di donna rappresenta Teresa in un contesto particolarmente importante a livello storico. Sì, perché i miei libri di narrativa seguono, diciamo, hanno lo sfondo storico. C'è la storia, sia nel primo, nel secondo, nel terzo. Per questo sceglie il 68. Qua, ecco, la narrazione si incentra proprio negli anni cruciali del Novecento, cioè il 68. Il 68 è l'anno che ha determinato che cosa? Una svolta nella storia d'Italia, ma nella storia del mondo. Sappiamo che cosa è stato il 68. È stata una rivoluzione di giovani, ma non soltanto di giovani nel senso di ragazzi fisicamente. Cioè una svolta per quanto riguarda la mentalità, le idee, la cultura. E questo romanzo, che potremmo dire romanzo breve oppure racconto lungo, perché c'è una certa differenza, non facciamo, si incentra proprio in quel periodo. Racconta qualcosa di vero, qualcosa di inventato. Infatti a margine c'è scritto frutto dell'immaginazione, in realtà è una storia abbastanza verosimile. Se Oddio contestualizzata, mio, non è tutto falso. Cioè, ogni autore, quando scrive, naturalmente non è un saggio storico dove ci deve essere esclusivamente la verità, ma è un narrare, è un raccontare. L'autore ha lo sguardo su un momento particolare della storia, in questo caso il 68, come è stato vissuto in un nostro paese, in modo particolare Tropea, e quindi alcuni episodi sono effettivamente veri. Poi è chiaro che sulla verità storica lavora, si sbizzarrisce la... fantasia, l'autore che la costruisce una storia verosimile, che comunque parte sempre, ha sempre un fondo di verità, rimanda sempre un ricordo. La donna, nel 68 noi vediamo la donna che esce fuori, nel nostro caso è questa Teresa che esce fuori, figlia di contadini, e c'è una lotta, un conflitto generazionale, lo vediamo oggi, ma c'è stato anche prima, fra la mamma e la figlia, la signora romana. La mamma romana, che si dedica al lavoro e non riesce a capire i sentimenti. Questa figlia che cresce, e cresce ribelle, tanto è vero che lei esce nelle strade, esce nelle vie, esce nelle piazze, si avvolge nella grande bandiera rossa con la falce al martello, che lei non capiva neppure che cosa fosse. Però va alla ricerca di che cosa? Va alla ricerca dell'amore. E in tutti i miei libri di narrativa c'è questo fatto della
della donna. E la donna è stato, devo confessare, è stato un po' difficile per me immedesimarmi nella psicologia femminile. Non lo so se ci sono riuscito, è il lettore che giudicherà. Per quanto mi riguarda, sì, soprattutto all'inizio, quando fa un evidente un confronto tra due generazioni, cioè quello della mamma romana che vive con il padre, esatto, e della figlia che invece si confronta con un papà fondamentalmente diverso rispetto al nonno. In effetti, lei che ha letto il libro si è resa conto che cosa c'è? È la donna, mamma, figlia via, o altre, che è al centro della narrazione di questo libro, naturalmente anche degli altri. Al centro, invece, gli uomini, i maschietti, sono un po', diciamo, arginati. Ecco, emarginati, un pochettino emarginati. Un'ultima domanda: come genere ama più la narrativa o la poesia? A parte che ha scritto anche un bel po' di fiabe, insomma, si rivolge a un pubblico abbastanza vasto. Sono dei generi completamente diversi. Sono nato con la poesia, il mio primo volume, la mia prima pubblicazione è stato un libro di poesie, e poi piano piano sono passato a scrivere qualche racconto, poi dei romanzi e anche dei libri di fiabe per bambini, che naturalmente anche gli adulti possono leggere. Spero che anche lei... Io ho apprezzato moltissimo. Ne leggerà qualcuno. Ci aspettiamo qualcos'altro? C'è qualche opera in cantiere? Sì, noi ce la vogliamo sempre, anche perché l'uomo, la donna, diciamo, l'uomo come genere vivente, non si può fermare. Non dobbiamo pensare che oggi siamo fermi per quanto riguarda questa pandemia, ma la vita continua, e quindi l'autore, qualunque autore, ha un compito importantissimo, cioè raccontare la vita, e la vita viene raccontata soprattutto raccontando l'amore in qualunque genere, l'amore vissuto, sofferto e vissuto. Grazie mille professor De Luca, la ringrazio moltissimo e speriamo di ritrovarci presto con una sua ultima fatica. Naturalmente ringraziamo anche l'autore, l'editore, ovviamente. L'autore Mario Vallone, certo. Ecco, Mario Vallone, che ha permesso la pubblicazione, ovvio, di questo volume, e che lo pubblicizza nel modo migliore come riesce. Esatto, grazie mille, buona serata. Grazie. Buonasera a tutti e ben ritrovati con un altro appuntamento del VBook 2020. Ci troviamo in questa splendida location con Don Gianpietro Sanseverino di Marcellinara. Buonasera. Buonasera a lei. E con Don Gianpietro Sanseverino parleremo, o ci racconterà, una pubblicazione molto importante che riguarda il nostro territorio, che è l'Annuario Costantiniano, edizione 2018-19. Chiediamo a Don Gianpietro cosa significa oggi una pubblicazione di questo genere e soprattutto che cos'è l'Ordine Costantiniano. Allora, io per prima cosa chiaramente voglio ringraziarla per averci dato la possibilità di presentare questo nostro volume in una manifestazione così importante. Arrivo a dire quest'anno doppiamente importante, perché è alla seconda edizione e diciamo con l'aiuto della tecnologia e il supporto siete riusciti a continuare questa tradizione, mentre magari in altre circostanze ci si sarebbe arresi. Quindi per la prima volta mi trovo in una situazione un po' anomala, diciamo, perché veniamo registrati da una telecamera e non con una sala piena di calore, ma il calore si sente lo stesso perché la location è meravigliosa e quindi sono ben felice di essere venuto qua stasera a presentare questo volume. Ne vorrei parlare tra un attimo, perché certo. Volevo fare un cenno storico all'Ordine Costantiniano, in quanto magari molti lo conoscono, però non ne conoscono le origini storiche.
Quindi facciamo un salto nel tempo, molto indietro, perché addirittura si dice che sia l'ordine più antico del mondo, ordine fondato nel 313 dall'imperatore Costantino. Perché? Adesso facciamo questo piccolo ricordo storico. Durante il giorno prima della battaglia di Ponte Milvio tra Costantino e Massenzio, Costantino ebbe una visione. In cielo vide una croce con la scritta "In hoc signo vinces". Non solo, ma Eusebio poi racconta dopo che addirittura la stessa notte gli apparve in sogno Cristo, che gli consigliò di usare questa croce per vincere la battaglia. Quindi il giorno dopo Costantino fece dipingere sugli scudi, sulle armature, sugli elmi, la croce che poi divenne croce costantiniana, e vinsero la battaglia. Da quel momento lui nominò 50 cavalieri, che sono i primi 50 cavalieri dell'ordine costantiniano, che poi fecero parte anche della sua guardia imperiale. Da allora l'ordine costantiniano, chiaramente durante secoli ne abbiamo un po' perso traccia verso la fine dei primi anni 1000, e lo ritroviamo invece all'inizio del 1100 circa, quando fu fatto il primo statuto dell'ordine costantiniano. E fu fatto da Flavio Comnemo, che era discendente dell'imperatore Costantino. Dopodiché l'ordine costantiniano passò ai Farnese e poi nel 1727 passò alla famiglia Borbone, e attualmente il nostro gran maestro, la nostra guida è Sua Altezza Reale Carlo di Borbone delle Due Sicilie. L'ordine costantiniano è diviso in delegazioni ed è presente in tutto il mondo. La delegazione Calabria, seppur piccola, è una delegazione molto attiva e molto partecipe alla vita anche sociale della regione, quindi ci tengo a dirlo e a sottolinearlo, siamo molto presenti e diamo un'assistenza e un aiuto continuo su quasi tutto il territorio calabrese, e dove non siamo arrivati ci arriveremo probabilmente nel prossimo anno. La finalità dell'ordine è sicuramente la glorificazione della croce e anche la propagazione della fede, finalità che noi raggiungiamo attraverso non so, l'assistenza, la beneficenza, anche l'assistenza ai malati. Quindi è uno spirito chiaramente molto, molto nobile, come è la base dell'ordine stesso. Racconto per chiudere un avvenimento che mi fa molto piacere, ma per far capire la levatura morale dei cavalieri. I cavalieri non sono armati, non erano armati quando chiaramente c'era il regno delle Due Sicilie, soprattutto ultimamente, e in guerra facevano assistenza ai soldati, sia borbonici, ma anche ai soldati nemici, perché per un cavaliere costantiniano un soldato disarmato o ferito diventa automaticamente un fratello, quindi è un fratello da aiutare, quindi è veramente uno spirito morale che, se ne avessimo oggi, saremmo probabilmente un mondo migliore. Assolutamente. E qua chiudo con quello che è successo poi alla fine realmente. In una battaglia sul Volturno c'era l'esercito garibaldino che stava perdendo la battaglia contro l'esercito borbonico, e alcuni soldati finirono nel fiume, che in quel momento era in piena e rischiavano la vita. Dei soldati borbonici con dei cavalieri del 14° reggimento si tuffarono rischiando la propria vita per salvare. È antichissimo, che ha una sua storia, una storia importante, e che da secoli arriva ai giorni nostri. Arriva oggi, lei stesso diceva, la delegazione Calabria, seppur geograficamente piccola, comunque non è piccola nelle sue iniziative, e non a caso realizza ormai da tempo questa pubblicazione, una pubblicazione importante e pregevole, al di là dell'aspetto grafico molto bello e nobilitante. Ma cosa racconta questa pubblicazione? Allora, la pubblicazione, mi verrebbe da dire, quando leggiamo un libro, io cerco sempre di leggere tra le righe qualcosa. Qui, in questa pubblicazione, noi non solo leggiamo tra le righe, ma leggiamo anche tra le fotografie, perché è un insieme di racconti e di fotografie. Perché questo e perché abbiamo voluto questo format del libro? Perché oggi noi
consumiamo talmente rapidamente e velocemente le immagini, e la società poi del resto va talmente veloce che quello che è successo ieri già ci sembra passato da una decina di giorni, che lasciare un'impronta fotografica, un ricordo indelebile poi alla fine di tutte le nostre attività per noi era fondamentale. Qua mi piace raccontare quello che ho sempre, quello che provo io. Ricordo all'inizio della pandemia, che poi dopo magari le racconto anche le difficoltà, certo, di fare assistenza in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo adesso. Ma era marzo e noi abbiamo visto l'immagine di Papa Francesco nella piazza San Pietro completamente deserta, un'immagine forte perché poi pioveva, quella camminata lenta verso la Basilica, era un'immagine che per me era, mi ha commosso ed era potentissima. Oggi magari è già, non voglio dire vecchia, ma sembra passata non di soltanto 8 mesi, 9 mesi, ma è un'immagine già che sembra che è accaduto 10 anni fa, tanto siamo bombardati dalle immagini. E allora il fermare fotograficamente per noi aveva un'importanza fondamentale, perché così a distanza di anni possiamo vedere quello che abbiamo fatto, ma contemporaneamente ci servirà da, ci motiverà per fare ancora di più nei prossimi anni. Quindi è un passaggio tra passato e futuro. Assolutamente sì. E questo sicuramente farà la gioia dei nostri editori, che ancora oggi, come la stessa edizione di questa kermesse del V-Book, tende a non essere veloce, ma a lasciare impronte indelebili alla vecchia maniera, producendo e sostenendo tutto ciò che è editoria. Io vorrei farle una domanda provocatoria. Lei, che la famiglia Sanseverino è un nome importante per la storia calabrese, oggi si sente più legato a un vecchio stile? Noi prima accennavamo ai Borbone, alle monarchie, si sente più legato a un vecchio sistema, seppur funzionale, del passato, o a una visione diversa e proiettata a sistemi liberali e democratici come quelli attuali? Domanda non provocatoria. Non provocatoria, di più. Se la domanda che mi fai se sono nostalgico del passato, assolutamente no. Chiaramente il passato fa parte della nostra storia, ne siamo coscienti e ci serve per magari non fare gli stessi errori e soprattutto seguire una strada più importante, diciamo, migliore. Però se la vogliamo dividere questa domanda, se uno è nostalgico o no, nel senso che cosa hanno fatto i Borboni in passato, sicuramente dobbiamo ammetterlo, qua possiamo essere tutti d'accordo o no, però che sono stati dei grandi regnanti e soprattutto per il meridione d'Italia hanno fatto tantissimo. Quindi io non sono nostalgico, sono assolutamente un liberale e un repubblicano, quindi non c'è alcun dubbio. Però devo ammettere che se vogliamo in qualsiasi campo i Borboni abbiano comunque operato, sono sempre stati tra i primi, dalla prima ferrovia al primo vaporetto, al primo, qualunque cosa è sempre stato, siamo sempre arrivati per primi. Eravamo tra le prime 3 città d'Europa, Parigi, Londra e Napoli. Oggi non è più così, certo, non è una nostalgia, è più che altro una testimonianza storica su cui però ci possiamo lavorare, nel senso che noi comunque che siamo nati nel XX secolo, diciamo che oggi dobbiamo prendere spunto da quello che è stato per cercare di migliorare, anche prendere spunto dalla stessa pandemia. Non lo sa ancora nessuno, ma noi abbiamo istituito un premio insieme a Sua Altezza Beatrice di Borbone, che è la sorella di Sua Altezza Carlo, un premio che premierà a Mongiana, perché l'Ordine Costantiniano è molto legato a Mongiana, in quanto chiaramente c'erano le ferriere, tutti quanti ricorderanno le ferriere di Mongiana con i suoi 1400 operai, una delle prime industrie del meridione. E questo legame con Mongiana ha fatto sì che istituissimo un premio che verrà poi formalizzato nel 2021 per 3 categorie di merito. E sarebbe la startup giovanile, un prodotto innovativo
e un'azienda che porta alto il valore dell'imprenditoria calabrese nel mondo. Questi tre premi verranno dati orientativamente a metà 2021, sempre Covid permettendo. Questo solo per dirle che c'è un certo legame col passato, ma c'è anche una presenza dell'ordine costante su quello che è oggi la struttura sociale imprenditoriale della Calabria e cerca di dargli una mano. Quindi non solo c'è l'assistenza, ma c'è anche una volontà di far emergere quelli che sono i valori positivi di questa regione. Quindi possiamo dire che l'ordine costantiniano si proietta alla valorizzazione anche di ciò che esiste sui nostri territori. Ma ritornando alle attività solidali dello stesso ordine, lei poco fa citava giustamente il periodo storico, la pandemia, il Covid, un momento estremamente difficile per tutti noi. Cosa è stato realizzato dall'Ordine Costantiniano in questi mesi a favore di chi ha vissuto questi momenti di difficoltà? Allora, il libro racconta 2 anni di beneficenza, di assistenza, diciamo, più brevemente. Però chiaramente anche qua possiamo fare una differenza, perché in un anno non abbiamo avuto il Covid e nell'anno successivo, nel 2019, è stato un anno molto difficile, perché anche la stessa beneficenza non era facile da poter fare, perché chiaramente anche gli stessi cavalieri e le dame, che sono i veri scrittori di questo libro, sono loro, benemeriti, cavalieri e dame, che hanno reso possibile realizzare tutto questo. Quindi io forse oggi sono qua più che altro in loro rappresentanza, spero dignitosamente. Quindi abbiamo visto questo primo anno di beneficenza classica, dove noi ci interfacciamo di solito con le parrocchie o con le associazioni che ci chiedono aiuto quando ci sono delle famiglie in difficoltà, e noi chiaramente cerchiamo di intervenire subito. Il secondo anno è stato invece teso più ad aiuti anche, tra virgolette, di mascherine o, vi ricordo, le consegne a Crotone, le consegne a Cosenza, anche in Basilicata, poi alla fine siamo finiti a Matera a portare le mascherine. E soprattutto voglio ricordare anche la donazione importantissima economica di Sua Altezza Carlo all'ospedale pugliese di Catanzaro per l'acquisto di macchinari, appunto, per la cura del Covid. Quindi la presenza dell'ordine dove c'è bisogno è sempre garantita, mi viene da dire, perché sicuramente non ci tiriamo indietro neanche quando c'è la pandemia. Poi in questo periodo è talmente forte, si sente talmente tanto la crisi, soprattutto in regioni povere, va, tra virgolette, come la Calabria, che la beneficenza è moltiplicata. Quindi, certo, non voglio dire che sopperiamo a mancanza di altri enti e di altri istituti, ma in alcune circostanze sì, facciamo talmente tanto che a volte quasi riusciamo a sopperire alla presenza di altre istituzioni, diciamo. Quindi è vero, il momento è difficile, e forse la Calabria in genere è una di quelle regioni del sud che anche in tempi di normalità vive maggiori le difficoltà. Forse la politica e le istituzioni non riescono a sopperire a quelli che sono i deficit che ci sono sui territori e che sfortunatamente molte famiglie vivono. Quindi onore al merito all'Ordine Costantiniano, così come a tutte quelle associazioni che vivono nell'aiutare il prossimo. Però io non vuole essere una provocazione, se no sempre faccio il provocatore. Noi viviamo un momento così complesso, dove spesso le istituzioni, noi abbiamo vissuto anche il periodo della sanità un po' così traballante. Immaginare che spesso le istituzioni non riescono ad essere presenti sui territori o comunque spendono in maniera così complessa quella che è la loro attività, quella che dovrebbe essere la loro opera sui territori. E poi scoprire che ci sono
o queste associazioni o l'Ordine Costantiniano che riescono invece a intervenire direttamente, forse le istituzioni sono molto più lontane da quelle che sono le problematiche dei cittadini e forse non riescono a intervenire così come si dovrebbe. Su questo sono d'accordo, però non mi faccia fare il politico perché non lo sono, quindi non sono qua in veste assolutamente politico, però forse quello che ha toccato è proprio il punto, il nervo scoperto, cioè la distanza che c'è a volte tra le istituzioni e la gente e invece la vicinanza che c'è tra l'Ordine Costantiniano e le persone. Quindi da un certo punto di vista è proprio questa la, diciamo, la differenza. Io trovo che, ripeto, non voglio assolutamente fare il politico, però trovo che magari in un periodo così difficile le istituzioni sarebbero dovute essere un po' più presenti per far sì che la Calabria non vivesse un momento così difficile, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista proprio di bisogni primari. E qua non polemizzo assolutamente, ma avrei comprato qualche banco a rotelle in meno e dato un aiuto concreto alle famiglie, questo senz'altro. Però a me piace guardare avanti, quindi sono ottimista e vorrei cercare di tirar fuori da questa pandemia anche il meglio che può offrire questa regione. Allora oggi guardare ad investimenti futuri, all'industria e tutte queste cose lascia un po' il tempo che trova. Oggi dobbiamo inquadrare quali possono essere gli obiettivi che la Calabria può raggiungere in breve tempo e sburocratizzando, e uno di questi sicuramente è la cultura, perché è già il posto dove siamo adesso, è talmente bello e meraviglioso, veramente poi dovrò andare a fare anche complimenti a chi ha organizzato tutto questo, e quindi legata poi al turismo e poi all'agricoltura, quindi all'agroalimentare. Se noi puntiamo su questi settori non ci sarà più bisogno di assistenzialismo, perché creeremo lavoro. E oggi l'unico augurio che posso fare alla Calabria è di trovare lavoro per tutti, perché così si evita anche uno spopolamento della regione. Quindi penso che sia questo l'obiettivo da perseguire. Quindi, ripartendo dall'augurio di Don Gianpietro Sanseverino di Marcellinara, delegato per la Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, e ringraziamo lui e tutti i cavalieri e dame che regalano dei sorrisi a tanti calabresi, rinnoviamo il ringraziamento, speriamo di ritrovarci per raccontare belle esperienze. E quindi grazie a tutti voi e niente, arrivederci alla prossima. Grazie mille a lei, grazie. E buonasera a tutti, eccoci qui per una nuova puntata del V-Book. E questa sera avremo un personaggio, uno scrittore, per questa bellissima puntata nella Cornice di Tropea. Sarà con noi il noto attore Vincenzo Bocciarelli. In qualità di scrittore questa sera presenterà il suo nuovo lavoro letterario, che è Sulle ali dell'arte, questo bellissimo libro, un libro scritto durante il periodo del lockdown in piena pandemia, ci farà scoprire delle bellissime cose che lui ha fatto durante il periodo del lockdown. E da qui da Tropea, piena cornice natalizia, vi lascerò in questa intervista tra Simona e Vincenzo. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie Enrico della presentazione, un saluto a tutti gli amici del V-Book 2020, un'iniziativa di grande prestigio, di grande spessore culturale che prende vita in una delle regioni, delle terre, delle città che amo di più in assoluto, perché io ho iniziato la mia carriera, proprio i miei studi teatrali a Palmi nel lontano
1988-89, insomma alla fine degli anni 80. Sono molto felice di questa sera così introdurvi nel mondo di Sulle ali dell'arte, il libro che è uscito quest'anno, è edito da Accademia Edizioni 20, è il mio primo libro, eh sì, perché il lockdown ha dato vita ad una esperienza, attraverso l'esperienza del Boccarelli Home Theater, che vi racconterò tra poco, anzi vorrei, come dire, chiamare accanto a me la cara Simona Toma. Intanto ringrazio Enrico Bonanno di Libri Italia, il presidente e organizzatore, creatore, ideatore di V-Book 2020, e ringraziandoli per questa accoglienza, questa bellissima accoglienza. Simona, ci sei? Vincenzo, buonasera. Ciao. Apparsa, allora, splendente, luminosa, proprio, come dire, come una vestale per introdurre il mio, come dire, il mio figlio, perché tu, che sei esperta, diciamo, del mondo letterario, sai che per noi artisti in genere, ma in questo caso nelle vesti di scrittore, il libro rappresenta un po' un parto, no? È come un figlio. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, io volevo innanzitutto introdurre l'uomo Vincenzo Boccarelli, prima che lo scrittore. Ovviamente noi dobbiamo presentarti come un attore di teatro, di cinema nazionale e internazionale, soprattutto e TV. Ricordiamo tutti le tue fiction, i film più importanti, il teatro con i più grandi registi teatrali. Quindi volevo chiedere a te di parlarci, di raccontarci un po' di Vincenzo. Molto volentieri, attore. Simona. Allora, innanzitutto premetto che con grande nostalgia e grande dispiacere e un po' di tristezza, anzi una profonda tristezza, vi comunico che mi sarebbe tanto piaciuto essere lì questa sera con voi, dal vivo, che insomma questa nuova dimensione è molto destabilizzante. Infatti poco prima dell'inizio della diretta ci siamo detti quanto ci si possa sentire smarriti in questo momento, poi alle prese con questi mezzi tecnologici virtuali che tanto ci hanno aiutato in questo difficile periodo, ma tanto quanto spesso ci mandano un po' in tilt, no? Quindi chiediamo bene anche al pubblico se ogni tanto, come dire, abbiamo delle difficoltà, ma sì, è umano. E a proposito di umanità, allora, il Vincenzo uomo esce proprio intensamente alla ribalta, fuori, attraverso le pagine di Sulle ali dell'arte. Vi ricordo che questo libro nasce proprio dall'esperienza del Boccarelli Home Theater, cioè durante il lockdown, dal 10 marzo, ho iniziato a trasmettere da casa, qui proprio vi ho questa sera dalla mia casa romana, questa è stata la scenografia, il mood, l'atmosfera, il luogo da cui preso in preda anch'io, come tutti noi, dalla paura, dall'ansia di quei momenti che ci hanno visto affacciarci verso un mondo completamente nuovo. Infatti ti ho fatto questa domanda proprio perché volevo sapere come è nato il Boccarelli Home Theater, cioè la tua voglia di regalare agli altri la tua arte. Sì, è proprio un atto di generosità, perché ho sentito proprio bisogno, ma una generosità reciproca, perché dalla fusione, dal contatto, dal dialogo, seppur virtuale, con il pubblico, mi sono sentito più supportato, più aiutato, più confortato, più vivo. Ecco, una necessità di sentirmi vivo attraverso il respiro della poesia, del teatro. Anche poco fa, prima di iniziare la diretta, ci siamo divertiti un po' a scaldare l'atmosfera, scherzando. Sì, ho, come dire, accennato dei momenti anche shakespeariani, perché poi io, quando mi trovo qua di fronte a questo leggio che è qua sotto, che descrivo anche nel libro, è un leggio antico della Rai, questo che mi è stato regalato dalla Rai, un leggio degli anni 50, sopra il quale sicuramente hanno recitato e
hanno appoggiato i loro copioni, i loro testi, gli attori degli anni 40, 50. È stato mio fedele compagno, come le scenografie che ho imbastito dietro di me, che anche tu spesso con Enrico mi avete seguito durante quelle dirette, intanto li vedevo apparire nei messaggi, ed è stato bellissimo perché ci siamo tenuti compagnia. E a un certo punto l'editore Giuseppe De Nicola, che salutiamo e ringraziamo perché devo a lui l'idea di tradurre, raccontare tutto questo nelle pagine di questo libro. E questo non lo dimenticherò mai, perché io, come penso, essendo un artista, il senso della gratitudine. E lui ha avuto l'idea, mi ha consigliato di iniziare a trovare il coraggio, perché poi sai, un conto è recitare di fronte a una telecamera o su un set o sulle tavole del palcoscenico, e un conto è mettersi lì e iniziare passo dopo passo a raccontare i miei stati d'animo, i miei momenti di horror vacui, cioè di paura, il vuoto, e i momenti anche legati al mio rapporto spirituale, la mancanza, il distacco con la famiglia e soprattutto una paura, la paura dell'indomani, l'incertezza. Tu molto spesso nel tuo libro parli di paura. Io che ho letto il libro mi sono ritrovata perfettamente nelle parole, nella descrizione della tua paura di quei momenti. E ti faccio i miei complimenti perché sei riuscito forse ad entrare nei sentimenti di tutti quelli che hanno letto il tuo libro. Hai avuto una sensibilità incredibile. Io penso, Simona, che attraverso la condivisione avvenga un fenomeno davvero potente, quasi, se vogliamo dire, adesso usare un termine un po' avventato, però terapeutico, perché si sa che nella collettività, nel sentirci, come dire, confortati anche dal fatto di non essere da soli a provare quello stato d'animo così perforante. La paura che ci stiamo trascinando ancora tutti dietro, però come avrei notato io, spesso quella paura poi si trasforma in ilarità, in ironia, in scherzo, in gioco. Sì. È lì che sulle ali dell'arte. E sei stato così bravo da passare dalla pittura alla recitazione in una maniera così leggera, quindi un artista a 360 gradi, che anche chi realmente non è legato alla lettura, alla pittura, è riuscito a rimanere incantato davanti allo schermo del Bocciaraglion Theatre. Sì, ho cercato di essere un po', sai, il flauto magico, l'incantatore, raccontatore di favole, chi mi ha definito l'acrobata dell'anima, perché passare dalla pittura, insomma, un po' ho ripristinato e ho cercato di far vivere in maniera intensa l'aspetto infantile, il bambino che è in me e che è in ognuno di noi, una sorta di antidolorifico dell'anima. Ecco, sulle ali dell'arte vuole essere una sorta di manuale di sopravvivenza, da appoggiare sul comodino, tenere accanto e ogni tanto, come dire, abbandonarsi a qualche frase, perché sì, sono 12 capitoli, poi ci sono tutte le poesie, gli scritti del pubblico che hanno partecipato alle dirette, che poi sono diventati i cosiddetti bocciarelliani e bocciarelliane, così si sono battezzate e battezzati gli amanti di questo Bocciaraglion Theatre. E quindi, appunto, come abbiamo detto prima, c'è un dialogo tra Vincenzo Bocciarelli, attore, poi narratore, e poi il pubblico, che io ho voluto mettere in primo piano, come sempre, nel mio percorso attorale, da quando ho iniziato fino adesso, che cerco sempre di dare la priorità al pubblico, cioè cerco di immedesimarmi e pensare di cosa ha bisogno la gente, di cosa ha bisogno l'anima delle persone che vengono a vederci a teatro o al cinema, o coloro che si siedono su un divano tranquilli e vogliono abbandonare ad una storia, ad un racconto, e quindi ecco, entrare nell'altro, entrare,
entrare nell'altro. Solitamente chi ama l'arte ha un animo sensibile, per cui tu sei riuscito perfettamente ad aiutare le persone a superare questi momenti di chiusura. Sono stati drastici, a mio parere è stato uno dei periodi più difficili e drammatici del dopoguerra ad oggi, praticamente. Tu sei riuscito perfettamente ad aiutare la gente a superare questi momenti. Grazie, grazie di cuore di queste belle parole, perché poi insomma tu che hai seguito con Enrico e tutto il gruppo, perché poi si è creata una grande famiglia, certo, questa cosa stupenda, certo, una famiglia, cioè ci siamo riappropriati di quelle emozioni, di quelle necessità, di quei bisogni, di quegli affetti. Proprio tu hai citato il dopoguerra, no? Come quando ci si riunivano i nostri genitori, i nostri nonni nei piccoli paesi, nelle città, i nuclei, intorno a un focolaio, intorno ad un tavolo, mettendosi insieme, riaggruppandosi, ma sempre con le dovute, purtroppo, con le dovute distanze. Quindi stranamente nella lontananza più totale ci siamo ritrovati vicinissimi e più fusi e abbracciati di prima. Prima magari ci davamo tanti abbracci, baci, no, c'era anche una, come dire, un over di un'abbondanza di esternazione, però forse mancava quella parte autentica, vera, che abbiamo riscoperto in questo momento. Comunque, questo manoscritto, nato con grande umiltà, perché come poi racconto nelle pagine, non vuole essere l'ennesima opera letteraria nell'epoca nella quale tutti vogliono fare tutto, tutti vogliono sentirsi cantanti, attori, scrittori, ballerini. Ecco, io lancio anche un messaggio ben preciso, che è quello di farsi carico del senso di responsabilità di rivestire un ruolo, che sia di scrittore, che sia di attore, che sia di intrattenitore. In un'epoca dove basta solo farsi un selfie e mettersi su un social e pensare, illudersi di poter rappresentare, essere una star o comunque un personaggio VIP, no? I cosiddetti VIP, adesso va tanto questa parola, very important person, ma voglio dire, prima di essere VIP, tornando al discorso che hai detto prima, dobbiamo essere degli esseri umani, dobbiamo pensare all'aspetto umano. Assolutamente sì. Senti, una curiosità. Nel libro tu racconti l'arte come una sorta di purificazione e citi Picasso, che lo dico io? Sì, sì, certo. Tu dici, Picasso che diceva che l'arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità. Bellissimo. Beh, sai, lo volevo dire prima questa cosa, mi fa piacere che l'hai citata. Sì, perché ho detto, siccome la sto ripetendo spesso, no? Anche in altre interviste o in presentazioni, okay, ho detto, mamma mia, non vorrei ripetere un'ennesima volta, però l'hai detto te l'ho chiesto io. No, perché racchiude tutto, sai, sono tanti spunti. Poi devo dirti, Simona, sto ricevendo tantissime soddisfazioni e io non pensavo, è stata una scommessa. Il lancio di un libro in un momento difficilissimo, non abbiamo potuto fare le presentazioni in giro, dovevo fare il 22 ottobre a Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna. Però, nonostante tutto, grazie ai mezzi tecnologici arrivano tanti ordini online. Ricordo anche il mio link sul sito www.vincenzoboccerelli.web, dove è possibile averlo con autografo e dedica personalizzata. Sento tanta riconoscenza proprio per aver tentato umilmente, da artigiano del teatro, dell'arte, della poesia, di spazzare un po' di polvere dai nostri cuori, dalle nostre anime, insomma, un po' di spolveramento, perché
il vizio, l'abitudine, la noia che a volte ci assale senza renderci conto, noi pensiamo che ci manchi un qualcosa e in realtà è qualcos'altro che ci manca, cioè quello di rinverdire dentro di noi la passione per un qualche cosa che ci rende vivi, e l'arte ce lo ricorda continuamente, perché andando anche in un museo e lasciarsi cullare, coccolare dai colori, dalle forme, che siano astratte, che siano figurative, che siano introspettive, insomma l'ascolto, cioè l'arte prevede comunque una predisposizione all'insegna dell'ascolto, cioè lasciarsi trasportare sulle ali dell'arte, appunto. Vincenzo, tu parli di fede nel tuo libro e citi hai già capito dove guarda che, ma è pazzesco, pensa, noi non ci conosciamo anche con Enrico, con te, con l'altro meraviglioso gruppo, ricordo, di V-Book 2020, che siete straordinari, perché riuscire in questo momento a promulgare l'editoria, la meravigliosa arte della lettura, perché anche quella è una lettura. Per esempio, oggi una signora l'ha letto in un'ora il libro, se l'è proprio divorato, la signora Alessandra, che mi ha scritto. E cioè, quindi un grande applauso, io lo voglio fare a voi, sono felice questa sera di essere qua. E già sto percependo quello che mi chiederai, perché nasce tutto dalla Calabria. Allora, tu parli nel tuo libro di fede e parli di una mistica. Mamma mia, guarda, incredibile. Allora, questo libro mi è stato predetto tanti anni fa, amici, che siete in ascolto, che questa sera state condividendo con noi questa startup, questa inaugurazione meravigliosa a Tropea, in Calabria, e in un paesino lì vicino, tanti anni fa, conobbi una donna straordinaria, meravigliosa, Mamma Natuzza. Natuzza Evolo, che per me appunto è stato un incontro folgorante della mia, nel corso della mia carriera. Io fui chiamato da Don Giovanni d'Ercole, di cui all'interno del libro c'è anche una sua, un suo pensiero sul mio scritto, che ho incontrato ad Ascoli Piceno all'anteprima nazionale il 22 luglio scorso. E quindi poi, come tutto è costellato da non coincidenze, però da questo disegno che è stato distribuito nel tempo un po', no? Perché nel 2004 io la incontrai, perché fui chiamato per recitare dei passi di Giovanni Paolo II, degli scritti di Giovanni Paolo II, in questa grande adunata dedicata alla Madonna a Paravati. E tra le varie cose che mi disse Natuzza quando la incontrai, mi disse: preparati, studia, perché un giorno scriverai un libro. E io la guardai e dissi: io un libro, figurati. Poi, sai, all'epoca era mio momento clou del successo televisivo, perché era uscito Orgoglio, Il bello delle donne, Incantesimo, quindi veramente stavo vivendo un momento di grande popolarità e di grande successo, e questa cosa della scrittura era lontanissima da me, perché scrivere significa anche separarsi un po' da tutto il resto della quotidianità. Serve, è necessario prendersi proprio questa sfera di sospensione da tutto e tutti, cosa che ho trovato, che sono riuscito a creare proprio nel periodo del lockdown. Infatti ho scritto durante le ore notturne, quando c'era ancora più silenzio, perché durante il giorno, come racconto nel libro, c'erano le dirette, c'era la cena, il pranzo da preparare, c'erano le telefonate con i cari, insomma le giornate erano, nonostante non potessimo uscire, erano fitte, piene, e poi la notte c'ero io, solo io, e quella voce che mi suggeriva, che mi ha suggerito le parole, che a poco hanno preso forma sulle ali dell'arte. E tu nel capitolo Angeli e Arcangeli parli di una di una persona che ti seguiva nella diretta e si è accorta che dietro di te c'era una luce particolare. Sì. Si vede in una delle dirette, che si possono rivedere sul canale YouTube,
Io era il lunedì dell'angelo proprio, e a un certo punto finisco la diretta e mi arriva il messaggio da Linda, che è una delle che poi ha fondato il Vincenzo Boccerelli fanpage, Linda, che salutiamo, che è un'anima bellissima, e non l'ho mai conosciuta anche lei, però un'anima stupenda, e mi manda proprio il frame, che poi con il mio nipote Pietro, che saluto, che mi ha fatto da assistente, Pietro, da regista. Ciao Pietro! A un certo punto abbiamo visto, facendo lo slow motion, cioè questa cosa luminosa che dalla spalla, così proprio, ha fatto. Ero proprio qua, guarda, in questo punto qua. Avevo dietro, mi sembra, un quadro, perché era durante, o forse un Boccerelli Art Home Theater, ma si vede proprio una piccola sfera luminosa che da qui sale verso l'alto. Insomma, poi adesso, per carità, c'è chi è molto razionale, c'è chi invece crede di più in ciò che in realtà non è concreto, nell'invisibile, però è bello anche pensare che ci siano mondi paralleli. Assolutamente sì, ma poi è molto suggestivo. Io l'ho letto ed ero proprio presa da questo racconto, quindi mi è rimasto impresso e ti ho voluto chiedere perché potrebbe essere collegato sempre a chi ti ha detto che prima o poi avresti scritto un libro, probabilmente. Ah, brava! Ma poi la cosa incredibile che la casa editrice, cioè che lo possiamo dire, no? Che dove viene stampato Sulle ali dell'arte, da Libritalia, che è in Calabria. Cioè, la Calabria è sempre stata per me una terra forte, intensa, e da qui sono partite tante cose importanti della mia vita. Mi ricordo appunto Palmi, la scuola di teatro che vinsi una borsa di studio, ero ancora minorenne, fuggii di casa per andare a studiare il teatro. Avevi già le idee chiare su quello che volevi fare nella vita allora. E ho avuto la fortuna anche di bagnarmi nelle acque meravigliose della Magna Grecia, lì a Palmi, e scoprire, crescere in una terra come la Calabria, proprio artisticamente, perché io mi sono formato quei mesi, in quell'anno, prima di andare al Piccolo Teatro di Milano, e per me è stata una formazione veramente importante, che porto e conservo sempre dentro di me. Vincenzo, un'ultima domanda, una curiosità. Il Boccerelli è un theater, potrebbe diventare un film? Ah, ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando. Io adesso sto girando un film che si intitola lockdownlove.it, è l'opera prima di una bravissima regista, cioè alla sua prima regia, perché lei è un'attrice molto stimata, che è Anna Marcello, che saluto, con un cast eccezionale, con Massimo Zeri come direttore della fotografia, Paola Nazzaro, costumi e scene, ed è appunto uno spaccato raccontato, non posso ancora dire molto, perché poi sai, è un tema che c'è molta competizione in questo momento, perché tutti cercano di arrivare i primi a parlare. Io non ho, noi non abbiamo cercato, non volevamo arrivare i primi con il libro, però in effetti siamo stati i primi ad uscire con una storia che parlasse del lockdown, no? Cioè ma non in maniera triste, non in maniera drammatica, ma in maniera molto ariosa, perché se dovessi definire Sulle ali dell'arte, lo definirei un respiro, sai, proprio quelle belle boccate di aria fresca, no? È il volo, quello che provi un po', la copertina che ha fatto una bravissima art director, che l'ho fatta un po' penare perché siamo stati ore e ore al telefono in contatto, che è stata bravissima perché ha capito, è riuscita a decodificare, a tradurre il mio pensiero, perché c'è proprio questa ondata di ariosità, di, ecco, il respiro della rinascita, il respiro del riaffaccio verso la vita, verso il mondo. La foto è di Elia Giachino, che è un giovane fotografo, e l'ho scattata pochi giorni dopo la fine del lockdown al faro abbandonato che è a Fiumicino, che è un posto molto suggestivo, molto bello. Ecco, vi ho raccontato anche questa aneddoto che... Vincenzo, mentre quest'altra foto, quindi si vede, vedi, in action, theater action, questa è una foto di Gianluca Cantone, un altro grande fotografo,
e ricordo che la quarta di copertina è di Gabriel Del Sarto, critico letterario bellissimo. Insomma, tutte persone che hanno contribuito a rendere il libro, devo dire, ad oggi molto, come si può dire in termini editoriali, molto ordinato, molto, no, molto ordinato. Richiesto, dai. Sì, molto richiesto. Sì, molto richiesto. Un libro richiesto, dai. Ascolta. Ordinato in senso di online, online. L'ordine. Allora, ricordiamo il libro di Vincenzo Bocciarelli, Sulle ali dell'arte. Ce l'ho anche io qui, come vedi. Che bello, facciamoli incontrare. Simona, e l'esperienza del Bocciarelli on Theater, come sopravvivere, come resistere ad una pandemia. Però hai detto bene, è una sopravvivenza. È sopravvivere. Perché all'inizio era, ti ricordi? Era un lapsus freudiano. Brava, all'inizio era come sopravvivere. Poi è vero, detto, è vero. Dice, ma mazza, come sopravvivere. Però io sono sopravvissuto grazie a voi, grazie al mio pubblico, grazie a tutte le persone che da sempre, chi più chi meno, però credono nella mia arte, nel mio lavoro, nella mia passione. E quindi ecco, questo è nato grazie a tutti voi e a tutte le persone che credono nel mio impegno, che cerco di mettere in quella che è la mia passione e il mio mestiere. Volevo ringraziare anche Giuseppe De Nicola. Certo, come abbiamo citato prima, Giuseppe De Nicola, Accademia Edizioni Eventi. Vorrei ringraziare tanto Simona, una presenza preziosissima che in questi mesi ci ha supportato tantissimo, che è Patrizia Faiello della New Life, che è il mio ufficio stampa, che veramente ci ha fatto uscire ovunque. Da Famiglia Cristiana a Gente, La Nazione, Il Tempo, sono stato ospite da Paola Saluzzi anche a TV 2000, ha fatto una bellissima intervista che vi consiglio di vedere anche sul mio sito, su internet. Già vista, e poi tu poi sei aggiornatissima. Pietro Bernardi, che è mio nipote, che mi sostiene tantissimo anche in questa impresa, perché tu lo sai, no? Chi meglio di te sa, Simona, che sei alle prese con l'organizzazione, con la vita frenetica e dinamica di tutti i giorni, che adesso le difficoltà si sono, non dico raddoppiate, quantuplicate, perché sì, diventa tutto difficile, vedi, anche riuscire a fare un collegamento, una presentazione live, interattiva, così, insomma, non è facile, perché è i mezzi messi in atto sono tanti e spesso difficili. Io vi ringrazio. Allora, io volevo ringraziare anche il sindaco di Tropea, che ci ha dato la possibilità di fare questo evento bellissimo. Grazie sindaco. E speriamo di vederti presto, però di persona. Voglio venire a Tropea, Tropea. In Calabria, non vedo l'ora di abbracciarvi tutti, firmare tante copie e magari, perché no, fare anche un bel recital di poesie e di teatro dal vivo, con una bella musica. Far volare sulle ali dell'arte. Ti metteremo al lavoro. Ah sì, sì, sono pronto, lo sai, il soldatino che racconto nel libro, no? Il soldatino Vincenzo, di latte. Io ti abbraccio e ti ringrazio. Grazie Simona. E ci vediamo presto. Allora, un abbraccio, un augurio di buone feste, di un felicissimo anno nuovo 2021. Mi raccomando, non molliamo mai, stiamo carichi, uniti. Se avete anche un momento che vi sentite un po' malinconici, un po' tristi, lasciatevi cullare, lasciatevi trasportare dalle ali dell'arte. A detta di molti, non di me, perché io sono ipercritico come stesso, però è un libro che, come si può dire, porta fortuna, sembra un po', però porta bene, dai, è un libro che porta bene. Compratelo, che porta bene. Sì. Buona serata. Grazie, bocca al lupo per stasera, saluti a tutti gli altri scrittori e leggiamo, compriamo i libri. Benvenuto a questa edizione 2020 del V-Book, in questo splendido scenario di Palazzo Gagliardi. Raccontiamo questa splendida pubblicazione, frutto di un lavoro certosino,
è molto attento, che una pubblicazione prodotta da Ad Hoc Edizioni, Pastorale Sociale dei Vescovi in Calabria. Un'importante raccolta documentale che va dall'Ottocento fino a poco dopo metà del 1950, racconta l'evoluzione della Chiesa, nonostante sia gli stravolgimenti storico-politici, ma anche quelle addirittura tematiche, parliamo anche dei terremoti e di come hanno inciso. Dicevamo appunto, una pubblicazione importante con la premessa di Monsignor Bertolone, arcivescovo di Catanzaro Squillace. Don Filippo, buongiorno. Chiedo a lei come nasce questo lavoro, con quale fonti bibliografiche e perché. Ma intanto vuole sottolineare questo stretto rapporto fra pastoralità e missionarietà della Chiesa mediante il ruolo specifico appunto dei vescovi. Questa penso che sia la chiave di lettura, la cifra anche da sottolineare nella lettura del libro, che in fondo si basa sulla bibliografia degli ultimi 50 anni, con una particolare cura del materiale documentario che si trova nel nostro archivio storico diocesano, che è abbastanza ricco da questo punto di vista. E qui, anche per in riferimento alla bibliografia, credo che siano importanti, anche per gratitudine da parte mia, ricordare quelle figure di storici che hanno particolarmente lavorato su questo settore, come padre Francesco Russo, Pietro Borzomati, Maria Mariotti, Luigi Intrieri, no? I cui lavori sono di particolare riferimento in questo mio lavoro, in questa mia pubblicazione. Guardi, partendo dal lavoro con delle prove documentali, anche fotografiche, molto belle e suggestive, quindi un percorso storico importante che ha vissuto non soltanto la Chiesa calabrese, ma tutti i calabresi ovviamente. Cosa dice oggi la storia rispetto a tutto questo? Ma intanto penso che sia emblematica un po' la copertina, no? La copertina dove vediamo questo bacolo del XV secolo, che tra l'altro è conservato nel Museo Diocesano di Tropea, no? È sotto la Calabria. Potremmo vedere proprio quasi la ricchezza pastorale, no? Della Chiesa calabrese, che però ricade su un territorio povero, ma nello stesso tempo ricco di risorse e di potenzialità e di possibilità. Certo, questo mio lavoro è un lavoro di sintesi, direi quasi di aggiornamento sul tema, con tutti i limiti scientifici tante volte che anche un lavoro del genere comporta, ma io penso che sia importante anche sottolineare questo, cioè lo sforzo che hanno avuto i vescovi in questo in questi quasi 100 anni, col loro compito specifico di illuminare le coscienze. Questo è il compito della Chiesa di ieri e di oggi, dei vescovi di ieri e di oggi, proporre, presentare, realizzare strutture di amore che possono mettere in crisi le strutture che noi chiamiamo di peccato, o le strutture di male. E le pagine di questo libro, che è anche appunto una raccolta documentaria, credo lo dimostrino abbondantemente e credo anche stimolino un ulteriore approfondimento. Poi i capitoli ci portano dagli eventi che ci conducono all'Unità d'Italia fino alla pubblicazione e recensione della Rerum Novarum al 1891 e da qui al 1961-62, quindi un po' agli inizi del Vaticano II. I vescovi si confrontano e si misurano con queste nuove sfide socio-ecclesiali, no? Un po' le sfide che provengono dalla mentalità massonica, il problema dell'immigrazione, la laicizzazione della società, eccetera. Un momento fondamentale nella storia anche della Chiesa italiana, che ha un riflesso poi nella storia nostra regionale, è certamente l'opera dei congressi del movimento cattolico, che apre provvidamente anche una nuova fase nel ministero
pastorale dei Vescovi, permettendo anche significative risposte proprio per l'incidenza sociale che la pastorale deve avere nella società e nel territorio. E i Vescovi si misurano e si confrontano con questa povertà generalizzata che c'era, forse c'è ancora in Calabria, pensate al problema della viabilità, il grave problema dell'igiene. Pensate che proprio un vescovo nostro qui della nostra diocesi, Monsignor Morabito, pubblicherà proprio un libro sulla necessità dell'igiene. Ci troviamo veramente in situazioni e in ambienti veramente missionari, problemi delle abitazioni. Possiamo dire che la Chiesa è stata presente sui territori. Certo, certo, e lo vedremo anche, ad esempio, in questo momento, in questo proprio momento storico, che vediamo ad esempio affermarsi anche in Calabria la realizzazione dal punto di vista anche ecclesiale delle prime opere socio-assistenziali. Pensate alle banche popolari, le banche cooperative, le casse rurali. Io qui elenco numerosissime di queste iniziative in tutte le diocesi della Calabria, e in mezzo a queste iniziative io penso che ci sia anche da sottolineare, da evidenziare due realtà importanti, che sono la nascita dell'Azione Cattolica, quindi con la promozione del legato cattolico, e poi la diffusione della stampa cattolica. Il racconto, come lo definivi tu, non riguarda certamente più di quello che chiamo la buccia esterna delle vicende, ma entra proprio nella polpa, cioè si considera il lavoro dei vescovi e conseguentemente anche quello del clero e del laicato cattolico, che è spesso volutamente stato ignorato anche nella storia regionale laica. Io penso che senza campanilismi e senza un po' inutili apologie possiamo evidenziare come proprio i vescovi, i sacerdoti, i laici di Azione Cattolica erano le figure più vicine al popolo, più impegnate proprio nella storicità. Quello che noi analizziamo storicamente, che magari riguarda 100 anni fa, trova risposta molte volte e continua incitamento anche negli attuali documenti anche della Chiesa, nell'attuale esortazione. Pensiamo all'ultima enciclica del Papa Fratelli Tutti. Allora, grazie a Don Filippo, Monsignor Filippo, che con questo splendido tomo, un'opera che va oltre l'attività di evangelizzazione della Chiesa, ma la sua operosità su tutto il territorio regionale negli ultimi 2 secoli. Grazie. Grazie a voi, grazie.
V-Book non è solo letteratura, ma è arte in generale, e tra i vari appuntamenti questo di Tropea si segnala con l'artista Agostino Caracciolo. Agostino Caracciolo, noi abbiamo qua l'esempio di alcune delle sue opere che hanno una tecnica particolare. Sì, sì, in effetti per chi decide di... Io faccio una breve premessa. Per chi si affaccia al mondo dell'arte, voglio dire, si deve avvicinare con uno spirito di sacrificio, perché ci vuole pazienza, ci vuole costanza e come dicevo, tanto sacrificio. Questa è una tecnica difficilissima, particolare, perché ci vuole immediatezza, spontaneità, e nello stesso tempo non si può sbagliare, perché è una tecnica particolare data dalla trasparenza dei colori. Gli elementi, diciamo così, principali sono i colori, la carta e i pennelli. E poi la tecnica, che bisogna acquisirla piano piano, come dicevo, con tanta pazienza, tanto lavoro, perché è una tecnica che non permette di sbagliare. Spieghiamo bene che tecnica è. Acquarello su carta. Sì, ma non è tradizionale acquarello, no, che vediamo. Perché mentre gli altri pigmenti sono coprenti, faccio un esempio, i colori acrilici, i colori ad olio, se sbagliamo possiamo correggere, proprio perché sono coprenti e quindi l'errore viene nascosto. Qui no, se si sbaglia bisogna mettere l'acquarello da parte, perché l'occhio educato lo vede subito. Cosa vuol dire la tecnica particolare? Particolare perché è data da una serie di velature, quindi i colori vengono sistemati sulla carta, stesi sulla carta come delle velature, e siccome sono trasparenti bisogna rispettare questa trasparenza, e quindi è difficilissimo poter ottenere questo risultato, ci vuole molta esperienza, perché e poi un altro aspetto diciamo così, direi fondamentale, importante, bisogna capire quando si deve fermare. Se uno si ferma, perché se poi procediamo rischiamo di sporcare, si dice in gergo, o di rovinare magari un effetto che prima di averlo rovinato risultava bello come effetto, come risultato. Questi sono due temi che abbiamo visto stasera. Sì. La cosa particolare è che sì, comunque sono curati anche i piccoli particolari, sì, dell'inquadratura, sì, sì, che sì, viene, sì, fatta, sì, malgrado, sì, la difficoltà, sì, sì, della tecnica. Sì, benissimo. Perché noi, diciamo, l'atmosfera, che è quella dei vicoli di Tropea, bisogna rispettare quelli che sono i colori, quindi la materia, pietra, gli intonaci, che sono scrostati, dove sono rovinati, i balconi, e poi i portali, che sono un po' la caratteristica dei nostri centri storici, quindi il granito, no? la pietra dura, e questo comporta quindi che cosa? Dover ottenere con i colori la materia. E non è facile. Quello è l'esempio dei vicoli. Qui abbiamo un esempio che... Invece qui ci spostiamo verso il mare, e qui è ancora più difficile, perché bisogna rendere... Abbiamo quindi questa parte del paesaggio che è in lontananza, come diceva Leonardo, la prospettiva aerea. Quindi bisogna rendere questo effetto da lontano. Poi abbiamo questa, la parte dell'isola da dietro, la grotta e il mare. Quindi c'è una trasparenza, ma soprattutto la prospettiva. Questo è importante, che questo piano prospettico che ci porta, diciamo, è una veduta dal mare, ci porta verso il paesaggio lontano. Prima del paesaggio noi abbiamo questa, la parte dietro della roccia dell'isola. Ecco, ricordiamo, l'artista Agostino Caracciolo, tropeano, ma ormai, sì, vibonese d'adozione per motivi vibonese di lavoro e di residenza, di lavoro, con sì, questa tecnica particolare che non è la tecnica abituale, no, di chi si, no, dedica, no, alla pittura. No. O meglio, allora, per i principianti o chi si affaccia al mondo dell'arte, dover iniziare con questa tecnica direi che è una cosa molto difficile, perché poi si ha l'entusiasmo di poter fare qualcosa che si sente dentro, ma se non si ha la tecnica poi uno magari si arrabbia, si innervosisce, perché se non abbiamo la tecnica non possiamo fare nulla. Ecco, bene, grazie ad Agostino Caracciolo e alla sua arte. Prego, è stato un piacere. Thank you.
Ciao a tutti da Gigi Miseferi. Il V-Book 2020 è stato un successo pazzesco, nonostante sia stato realizzato attraverso il web in chiave digitale a causa dell'emergenza che ci circonda, ma è stato un successo e su questo non c'erano dubbi. Sì, V-Book, editori a chilometro zero. L'appuntamento ve lo do per un altro anno, sì, per il V-Book 2021. Quello che si è appena concluso è stato possibile seguirlo attraverso la digitalizzazione, quindi attraverso le pagine Facebook, YouTube e soprattutto l'app. Ecco, io invece voglio dare appuntamento per un altro anno, quando il V-Book 2021 sarà proprio fisico, tangibile, potremo rivederci tutti quanti insieme, riabbracciarci, toccarci, sfogliare i libri, che sarà meraviglioso lì mettere le mani su quelle fantastiche paginette di carta, e soprattutto attraverso un'app che si chiama Appena finirà tutto questo, vedrete che ci divertiremo. V-Book 2021 sarà proprio fisico, bellissimo. Ciao a tutti da Gigi Miseferi, viva viva viva, V-Book 2021 itinerante come quello di quest'anno, ragazzi, ci vedremo dappertutto, ci toccheremo ovunque. Ciao ciao. Se non sbaglio, sì questa Gigino si spegne qua, l'ho fatto l'altro giorno, quindi dovrebbe essere questo. Sì, ciao a tutti, V-Book 2021, ciao Gigi Miseferi, ciao, eccolo qua, guarda. 2020 missione compiuta, siamo alla fine di questa edizione in formato virtuale per necessità da Covid, ma maledetto Covid, non ci hai fermato, noi ci siamo riusciti. Enrico, credo che possiamo tracciare un bilancio positivo anche di questa edizione. Sì, un bilancio stupendo, è una puntata oggi bellissima, le due puntate precedenti sono state formidabili. Noi chiudiamo da questa bellissima cornice di Tropea, abbiamo avuto una grande ospitalità dal sindaco di Tropea, così come a Vibo e a Soriano, e che dire, arrivederci l'anno prossimo. E allora, ragazzi, V-Book c'è e ci sarà ancora. Culturalmente sensibile.